Ciao a tutti, vediamo un attimo che cosa affronteremo in queste 3 ore insieme. Cercheremo di capire quali strumenti è possibile utilizzare per fare delle dirette streaming social, quali strumenti tecnici, possibilmente a basso costo, ma che ci restituiscano una qualità interessante. E poi soprattutto con Enrico affronteremo la questione delle inquadrature, della regia, no? Di tutto quello che è la parte più comunicativa, se vogliamo chiamarla così. Allora, vediamo se riusciamo a far partire le slide. Vabbè, chi siamo noi? Direi che non ce ne frega assolutamente nulla, quindi lo saltiamo e cerchiamo di capire insieme perché lo streaming, no? Perché a un certo punto decidiamo di utilizzare lo streaming invece che ad esempio il video on demand, no? Quindi di caricare il video dopo un evento. Perché intanto è perfetto per i contenuti sul web, perché è apprezzato, perché non solo l'utente finale lo può guardare in diretta, ma perché poi gli rimane a disposizione, perché rispetto per esempio ai contenuti che vanno in TV è assolutamente multipiattaforma, e perché, e questo non è un dato da sottovalutare, costa meno, direi anche molto meno, di una produzione TV classica, ok? Vediamo qualche dato. A me piace sempre partire dai dati, perché i dati poi ci confermano la bontà delle scelte che facciamo. Quando andiamo a costruire un calendario editoriale social e ci andiamo a mettere dentro una determinata tipologia di contenuti, dobbiamo capire se quella tipologia di contenuto che andiamo ad utilizzare è gradita ai nostri utenti. E adesso vi dico un po' di cose. Allora, la fonte di questa ricerca la trovate qui sotto, o poi tutte le slide saranno a disposizione, quindi non perdete tempo a fotografare, le avrete tutte a disposizione sui canali social di Mojo Italia. Il 64% degli utenti internet ha già visto almeno un video live. Nella maggior parte dei casi si tratta di video di intrattenimento, di copertura in diretta di breaking news, o di eventi di carattere culturale, concerti, e solo, e questo è un dato interessante per chi mi dice beh, però i video sui social di solito sono di eventi privati, no? O cose di questo genere, solo in misura residuale di video di live di familiari e amici. L'80% degli utenti preferirebbe video in diretta ai post, quindi a contenuti scritti o fotografici, e questa già è un'indicazione secondo me molto molto interessante. Allora, ditemi un attimo, quanti di voi conoscono Mercat, questa app qua? Nessuno? Ok, questa è stata la prima app che permetteva di fare streaming, no? Sui social, 2015. Poi è arrivata Periscope. Chi di voi conosce Periscope? Ok. Conoscete Periscope perché Periscope è diventata l'app di live video di Twitter. Però Periscope nasce come app a parte, da sola. Poi, dopo Periscope, è stata la volta di Facebook Mention, perché Facebook all'inizio aveva dedicato la possibilità di fare dirette video soltanto a chi aveva questa app qui particolare, ed era dedicata ai comunicatori, ai giornalisti e ai personaggi pubblici. Poi nel 2017 è arrivato Facebook Live, che è lo strumento che attualmente si utilizza per fare lo streaming live sulla piattaforma Facebook, e poi è arrivato anche YouTube. Ok, quindi questa è un po' la cronistoria della possibilità di andare in diretta streaming sui social. Concentriamoci un attimo su Facebook Live.
Allora, il 52% di chi fa streaming in diretta lo fa tramite i social media. Leggiamo, facciamo una carrellata di queste informazioni. Il 25% di utenti guardano i video live per restare informati. Il 93% di attività commerciali usa Facebook. Il 42% di aziende ha trasmesso uno streaming live nel 2018. Nel 2017 un video su 5 caricato sulla piattaforma è stato un video in diretta. Nel 2018 il numero di dirette Facebook Live ha raggiunto i 3,5 miliardi. Gli spettatori delle dirette hanno raggiunto i 2 miliardi nel 2018. Ok? Il tempo di visione delle dirette Facebook Live è quadruplicato in un anno. Oh, questo è un altro interessante. I video Facebook Live più performanti durano tra i 15 e i 20 minuti. E l'ultimo, le dirette producono 6 volte tante interazioni rispetto ai normali video. Allora, un dato intanto per partire. Se fate video Facebook Live di 2 minuti non serve a nulla. Non serve a niente. Perché? Perché quando voi pigiate il tasto per andare in diretta video, l'algoritmo di Facebook comincia a cercare del pubblico. Prima che il vostro video in diretta passa sul feed degli utenti che vi stanno seguendo, cioè che seguono la vostra pagina, passa del tempo. Quindi dovete fare dei video in diretta che durino almeno 10 minuti. Altrimenti rischiate che una buona parte di pubblico potenziale ve lo perdete. Ok? Questo vale in particolar modo per Facebook. Qui c'è un'altra serie di indicazioni, adesso senza andarle a leggere tutte, però una che mi piace sottolineare è questa qua. Le dirette hanno 10 volte più commenti rispetto ai video normali. Quindi generano quello che nel gergo social è definito engagement, ok? E soprattutto è un engagement, tra virgolette, ragionato, perché non stiamo parlando di like o di reaction, ma stiamo parlando di commenti, quindi generano molti commenti. Possiamo dire che probabilmente c'è un problema. Qual è questo problema? Che molti utilizzano Facebook Live come se fosse un flusso televisivo. Facebook Live non è la TV. Quindi, per esempio, un buon consiglio che vi posso dare quando fate uno streaming su Facebook è: interagite con gli utenti. Gli utenti che pongono delle domande, a quelle domande chi sta dall'altra parte deve rispondere. Se state mandando in diretta una conferenza stampa, sarà buona norma rispondere alle domande, oltre che dei presenti in sala, anche di chi è su Facebook a guardare la diretta. Oppure, noi abbiamo prodotto come società un intero campionato di calcio in diretta Facebook. Il commentatore, il telecronista, dialogava moltissimo con le persone che stavano guardando la diretta. Questo ci ha permesso di aumentare tantissimo le interazioni. Ok? Quindi è fondamentale fare questa cosa. Ma come possiamo andare in diretta sui social e in particolare su Facebook Live? Possiamo andare in diretta con questi strumenti qui: smartphone, tablet, telecamera, IP camera, quelle che vengono anche definite camere remote, cioè che si controllano da un altro strumento, no? Voi potete montare una telecamera da una parte e poi a 200 metri di distanza la manovrate, la fate girare, fate gli zoom, eccetera, eccetera. E poi anche i droni, perché si può andare in diretta su Facebook anche con i droni. Per esempio, non so, se qualcuno di voi ha un drone DJI, potete andare in diretta anche con i droni. L'altra cosa interessante è che a costi relativamente accessibili potete mettere in un'unica diretta, dentro un'unica diretta,
tutti questi strumenti qui insieme e ovviamente lavorare poi con una regia. Un altro aspetto fondamentale è quello della connettività, perché se voi ci fate caso, molte volte le dirette sui social, in particolare su Facebook, hanno una pessima qualità, no? Il segnale si interrompe, il video cade, eccetera, eccetera. Questo dipende dalla connettività. Perché? Perché se facciamo una diretta Facebook a casa nostra, utilizzando la rete 4G del nostro cellulare, va tutto bene, si vede benissimo. Se voi andate a fare da giornalisti una manifestazione in piazza dove ci sono 25.000 persone, provate a fare una diretta, quella diretta si vedrà malissimo, perché ovviamente le persone saranno agganciate tutte su quella cella dell'operatore telefonico, ok? E quindi questo crea un problema. Potete fare diretta ovviamente sfruttando il wifi, ovviamente sfruttando l'Ethernet, no? Con il cavo, ma soprattutto, e questa è la soluzione migliore, potete andare in diretta tramite un sistema che si chiama bonding. Chi di voi lo conosce? Ok, cosa fa il bonding? Il bonding mescia diverse connettività. Quindi voi potete avere uno strumento nel quale far passare più fonti di connessione, quindi un wifi, un ethernet, delle chiavette, il wifi del vostro hotspot, del vostro telefonino, ok? Questo sistema vi permette di creare una rete più prestante che sosterrà la vostra diretta. Ed è in piccolo un po' il sistema che usano i giornalisti per gli zainetti, ok? Solo che rispetto a un zainetto tradizionale che usano magari anche le produzioni TV, un sistema di bonding oggi ha un costo relativamente basso e, cosa che poi vedremo alla fine, si può fare anche lato soltanto software, cioè senza comprare nessun'altra strumentazione se non i vostri smartphone, ok? Quindi ricordatevi questo, sono due aspetti fondamentali. Per fare una buona diretta non basta una buona camera, che sia uno smartphone, una camera o un drone, ma la buona camera deve essere accompagnata da un'ottima connettività, perché altrimenti quella trasmissione non si vedrà bene. Cominciamo a capire un attimo quali sono i pro e i contro delle app ufficiali per andare in diretta sui social, no? Voi sapete benissimo che potete aprire anche in questo momento l'app di Facebook e andare in diretta da dentro l'app di Facebook, ok? Semplicemente schiacciando un tasto, molto semplice. Ovviamente il pro è che andiamo subito in diretta, che queste app sono facilissime da usare e che sono ovviamente integrate al 100% nella piattaforma. Cioè voi da lì potete scrivere il vostro testo del post, schiacciate live e andate in diretta. Semplice. Però queste app, le app ufficiali dei social, non vi permettono di fare alcune cose. Tipo, non potete programmare la diretta, cioè non potete dire ai vostri utenti, fargli vedere un post e dirgli: guarda, caro utente che mi stai seguendo, sarò in diretta fra 10 minuti. Se qualcuno di voi segue pagine dei politici, i politici lo fanno moltissimo. Perché si fa questa cosa qua? Cioè perché una diretta si programma? Per aumentare il pubblico, perché come abbiamo detto prima, all'inizio la diretta non è tanto vista, no? Quindi se voi riuscite ad aumentare il pubblico, questo è programmare la diretta è un buon modo per aumentare il pubblico. Un altro limite di queste app è che non si può fare regia, cioè voi dall'app di Facebook
potete andare in diretta, ma se volete apporre sull'immagine il logo del vostro blog, del vostro giornale online, del vostro sito, non lo potete fare. Non potete mettere, se siete a una conferenza stampa, un sottopancio con un'indicazione del nome della persona che sta in quel momento parlando e così via. Non potete mettere un picture in picture, una finestra in piccolo a destra o a sinistra. Soprattutto non potete utilizzare i sistemi di bonding che abbiamo visto prima. Quindi quelle app, l'app di Facebook, l'app di Twitter, quando fate diretta, non vi consentono di sfruttare una rete potenziata che vi garantisce una buona stabilità di visione. Poi non potete utilizzare all'interno della diretta dei flussi già esistenti, perché voi sapete benissimo che su Facebook potete anche mandare una diretta di un video registrato 15 minuti prima o il giorno prima, ok? O magari mandare un contributo, no? Se siamo in conferenza stampa, stiamo facendo una conferenza stampa, vogliamo far vedere un video, quindi togliamo l'immagine della conferenza stampa e mettiamo il video. Questo con le app ufficiali non si può fare, tramite le app che vedremo adesso si può fare. Cominciamo a vedere un po' di cose di app per gli smartphone. Allora, questa qui si chiama Live Air Action ed è disponibile soltanto per iPad. Che cosa vi consente di fare quest'app? Vi consente di andare in diretta su una qualsiasi piattaforma social. Vi consente di fare regia, perché all'interno della applicazione troverete una schermata dove potete andare a fare a inserire dei loghi, dei sottopancia, potete far passare dei video, potete cambiare camera, perché potete utilizzare l'iPad come camera centrale e il vostro iPhone come camera secondaria, ok? Il tutto in maniera molto semplice. Quindi questa è un'applicazione molto completa, che però ha il limite che funziona solo su iPad. Questa app qui però non vi risolve un problema, che è quello della connettività. Cioè lui comunque sfrutta la connettività dello strumento, quindi se parliamo di iPad, sfrutterà la connessione o dati dell'iPad, del 4G, se l'iPad è collegato a un Wi-Fi, sfrutterà la connessione Wi-Fi. Ma è sempre solo una connessione. Non potete fare bonding, chiaro? Allora, possibilità di fare regia, l'utilizzo di un iPhone come seconda camera, quindi per esempio per le conferenze è molto carino, no? Perché potete mettere l'iPad, poi Enrico magari in questo ci spiegherà meglio, ma potete mettere l'iPad come camera che riprende tutto il tavolo e poi con uno strumento tipo questo qua, correggimi se sbaglio, no? Potete agganciare l'iPhone da una parte vicino al tavolo o piazzarlo sul tavolo e fare una ripresa più diretta. Addirittura quando c'è l'iPad che sta andando come camera, voi potete lasciare andare l'iPad, andare lì e spostare la seconda camera, perché tanto non è in onda. Ok. L'altra cosa interessante è che ha anche la possibilità di avere un mixer audio, quindi potete andare a lavorare sull'audio, perché potete utilizzare per esempio un microfono esterno, un microfono direzionale, oppure potete utilizzare un microfono da tavolo collegato all'iPad. Qual è il problema di queste app? È che rispetto a dei sistemi professionali fanno l'encoding, cioè trasformano il flusso video in flusso dati grazie al processore dell'iPad, ok? Quindi è un encoding di tipo software e questo, diciamo, a volte può creare problemi, perché comunque è un software che lo fa. E il processore dell'iPad in quel momento non è dedicato a fare soltanto questa operazione,
ma sta facendo anche altre operazioni. La trasformazione del flusso video in dati che poi vanno in onda. Ok? L'altro problema è che non è gratuita in tutte le sue funzionalità. Cioè Live Reaction è un'app che ha una parte gratuita e una parte che diventa a pagamento per sbloccare tutte le funzionalità. Poi c'è questa qui, che è Live Air Solo, che è dedicata esclusivamente all'iPhone. Ok? E potete fare regia, esattamente come Live Air Action, anche se però ha delle limitazioni. E anche qua, una delle limitazioni è che fare regia, quindi spostare le camere, fare delle transizioni, eccetera, sullo schermo piccolo dell'iPhone che sta riprendendo è più complicato rispetto a uno schermo di un iPad. E l'altro problema è che l'encoding è sempre software, cioè sempre l'iPhone che si occupa di trasformare quel video in un flusso dati. Live Air Solo, vai. Allora, questa cosa qua si può fare soltanto utilizzando Live Air Action, che è l'app per iPad. Cioè tu, quella è la centrale, no? Cioè lì fai regia, poi puoi prendere un flusso video anche dall'iPhone. Chiaramente se ti si scarica quell'iPhone, ti rimane come flusso video centrale la camera dell'iPad. Però non viceversa, perché l'iPhone in quel momento lo stai utilizzando soltanto come camera, come flusso video, ok? Prende anche altre fonti tipo GoPro, droni? No, questa Live Air Action prende soltanto l'iPhone ed è disponibile solo per iPad, è dedicata completamente al mondo Apple, come questa qui che è molto utilizzata e molto apprezzata, che si chiama Switcher Studio. È un'app che fa regia, ok? Quindi unisce più fonti e vi permette di fare una regia mobile, in mobilità, completamente software. Il problema è che anche questa è soltanto dedicata ad iPhone e iPad. Quali sono i pro di Switcher? Possibilità di fare regia, utilizzo iPhone come seconda camera, encoding diretto, mixer audio e utilizzabile in tutte le sue funzionalità anche su iPhone, per rispondere alla domanda che mi facevi tu. Cioè questa qua la potete utilizzare completamente anche solo su iPhone, prendendo come seconda camera un altro iPhone, ok? Il problema di questa è che costicchia un pochino, adesso non mi ricordo, ma poi casomai ve lo dico nello specifico, però non è gratuita, diciamo, ecco. Questa invece è dedicata al mondo Android e si chiama Camera Feed Live, ok? Ed è una di quelle che su Android gira meglio. E come vedete, i pro e i contro di queste app sono più o meno tutti gli stessi, no? Cioè la possibilità di fare regia, il fatto che non ha il contro, il fatto che non abbia un encoding hardware ma un encoding software, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche dei software che ci permettono di fare regia, prendendo i flussi video dall'esterno, che sono dedicati ai computer. Quali sono? OBS, chi di voi conosce OBS? Ok. OBS è un software che ci permette di fare, di importare dentro più flussi video, di mixarli e di rispedirli verso Facebook, Twitter, dovunque voi vogliate, YouTube, eccetera, eccetera. Però la caratteristica di questi è che funzionano tutti su computer, quindi non su dispositivi mobili, come abbiamo visto prima, ma tutti quanti su computer. Quindi che significa?
che il computer deve essere equipaggiato con una buona scheda video, perché deve ricevere un flusso video, lo deve analizzare, lo deve processare e poi deve rispedirlo fuori tramite appunto connettività. Quello più utilizzato, diciamo, è VMix di questi qui, però VMix funziona, VMix è molto completo, avete la possibilità di fare anche replay e cose di questo genere, però funziona soltanto su Windows, e per utilizzarlo al meglio la macchina, cioè il computer, deve essere un computer molto prestante, perché richiede tantissima energia e tantissima memoria a disposizione per lavorare bene. L'altro problema è che è a pagamento. VMix e Wirecast sono tutti e due a pagamento. Quanto costa? VMix è 800 euro nella versione medium e 1200 nella versione più completa. Ovviamente per completa si intende la possibilità di fare replay, di mettere più camere, di farle andare simultaneamente, registrarle simultaneamente, eccetera. Però i prezzi sono quelli. Una tanto, non abbonamento. Scarichi la licenza e tu per sempre. E ci mancherebbe. Allora, adesso invece vi parlo di una roba che è, secondo me, molto interessante. Noi l'abbiamo comprato negli Stati Uniti, perché in Italia, in Europa, non è ancora disponibile, però è una soluzione secondo me interessante. Si chiama Sling Studio. Allora, Sling Studio che cos'è? È questo pezzettino qui che vedete, che è più o meno un affare alto così, ok? E che cosa fa questo Sling? È un encoder hardware. Vi ricordate prima che ho detto che quelle applicazioni fanno da encoder software, cioè prendono il video e lo processano, ok? Ma lo fa il motore del vostro iPad o del vostro iPhone. In questo caso lo fa questo affare qua, che si chiama Sling. Adesso non riesco più ad andare avanti, aspetta, ok. Qual è il bello di Sling? È che potete fare regia, perché vi scaricate l'app ufficiale che è disponibile per iPad e per Mac, e quindi da lì potete fare regia. L'altra cosa interessante, come ho detto, è che ha l'encoding hardware. Poi l'altra cosa interessante è che potete collegare al sistema che avete visto prima, cioè allo Sling, sia delle telecamere iPhone, quindi voi prendete il vostro iPhone e lo collegate in wifi, no? Quindi vi spostate e lo mettete dove vi pare. Ma dentro quel sistema è in grado di ricevere anche le telecamere. Una telecamera la potete attaccare via cavo direttamente lì dietro, HDMI ovviamente, ma altre quattro camere le potete mettere tramite questo affare qui. Questo è un ricevitore wireless. Questo ricevitore wireless lo mettete sulla camera, lo attaccate e parla con il motore che abbiamo visto prima. Questo lo attaccate sempre HDMI, da qui alla camera. Poi loro parlano in wifi, cioè in wireless, ok? Ed hanno una distanza di circa, credo, 300 metri più o meno. Quindi voi ipotizzate una situazione di questo genere, io posso mettere una camera lì e la regia, che è quella a fare lì, con il mio iPad vicino, anche lì sopra. Ma addirittura questi tre pezzi possono stare anche separati, perché io il pezzo bianco, il ricevitore, lo piazzo lì su, con la camera attaccata centrale. Un'altra camera me la metto qua, con questo. Posso aggiungere un iPhone da mettere qui sopra e io mi metto qui in prima fila a fare regia col mio iPad. Tutto questo, dimmi, è un accessorio che sì, perché tu in teoria lo puoi utilizzare anche solo con gli iPhone, questo Sling. Questo serve per utilizzare le telecamere in modalità wireless, perché altrimenti una camera la puoi attaccare direttamente dietro. La cosa bella di questo sistema qui di Sling è che ha un setup che è veramente facilissimo.
è molto molto semplice, ha un'interfaccia che è molto banale, è riuscito a fare delle ottime cose in modo molto molto semplice. L'altra cosa interessante è che potete registrare il girato, ok? E potete avere due forme di registrazione: o registrarvi quello che esce dalla regia, quindi no, se avete quattro camere, cioè quello con l'iPad a fare regia, voi potete registrarvi il filmato che le persone vedono sullo streaming, chiaro? Ma potete anche registrarvi automaticamente anche tutte le camere separate e poi ve le potete importare in Final Cut direttamente, separate, con tracce separate. Capite? In post-produzione, se di quell'evento che avete fatto in live, poi dovete realizzare in post-produzione un filmato di un, diciamo, un sunto, avete tutte le camere a disposizione. Quali sono i contro di questa soluzione? Non è venduto ufficialmente in Europa e non riconosce le telecamere PAL. Adesso poi la differenza tra PAL e NTSC la lascio ad Enrico, perché non vorrei dire castronerie. Se vogliamo, l'altro contro, è il costo, perché il costo di questa soluzione è 1800 euro. 1800 euro è compreso l'affare bianco che avete visto prima, uno di quei camera link, ma se ne possono acquistare altri tre, quindi in totale quattro, e le batterie, perché l'affare bianco si collega a corrente, però c'è anche la possibilità di attaccarci sotto una batteria supplementare, va senza corrente fino a 3-4 ore mi sembra, quindi ti danno anche la batteria, è un pacchetto però tutto. La cosa che volevo dirvi, noi come azienda lo utilizziamo per fare per esempio dirette di eventi, streaming dei nostri clienti. La cosa interessante è che, oltre ovviamente all'operatore, cioè se prendete la telecamera chiaramente ci deve essere l'operatore, se è una telecamera presidiata, una persona sola può gestire il setup e la regia, perché è veramente molto intuitivo rispetto per esempio a un sistema tipo Vumix, che comincia a essere un po' più difficile. Questo è veramente molto molto facile. Sì, ma questo qua è in realtà un po', direi, un finto problema, perché è un problema che è relativo soltanto alla TV, perché sullo streaming non c'è differenza tra questi due. Quindi qui, parlando di streaming, noi è un prodotto che abbiamo acquistato per fare streaming, quindi allo streaming che sia PAL o NTSC non gliene frega niente. Però dovete controllare che le telecamere che già avete intendete acquistare hanno possibilità di fare il passaggio da PAL a NTSC, perché non tutte le telecamere lo fanno. Allora, altrimenti ci sono delle soluzioni più compatte che fanno tutto insieme. Questa qua, la conoscete? Si chiama Mevo. È una camera che è progettata per andare direttamente in streaming. Voi, questa fa l'encoding del vostro flusso video direttamente alla camera. Quindi acquistate questa camera, la mettete sul cavalletto, anzi diciamo nel bundle di acquisto c'è proprio anche il cavalletto, impostate dall'app del telefono dove volete andare a streamare, Facebook Live, Twitter eccetera, e questa camera va direttamente in streaming. La cosa interessante è che dall'app voi potete ruotare la camera, girarla, quindi mettete la camera su, vi mettete in prima fila, con il vostro iPhone quando parla Enrico inquadrate Enrico, quando parla Alessandro inquadrate Alessandro, quando parlo io inquadrate sempre loro, grazie. Però, e questo vuol dire fare regia. Esatto, fare delle scelte. Fare delle scelte. Esatto. Android no? Sì, questa qui funziona anche per Android, l'app di comando funziona anche per Android, per tutti. L'altra cosa interessante è che ha una funzione che vi permette di come dire, andare a cerchiare una persona. Che significa? Io voglio dire alla mia camera Mevo che deve seguire sempre Enrico, in realtà non glielo dirò mai,
però facciamo un esempio. Quindi io vado a disegnare un'area intorno alla persona, la camera automaticamente segue la persona. Quindi voi immaginate questa quanto può essere utile. Poniamo il caso che siete Sonia Peronaci di Giallo Zafferano, no? Che si mette lì a fare uno streaming in diretta su lei che cucina, si piazza la telecamera davanti, si disegna l'area, va in diretta, dovunque si sposta all'interno di quell'area la camera la segue. Ok? L'altra cosa interessante di questa app, no, c'hai... Sì, direttamente dalla tua app di regia di Mevo puoi dire, guarda, non andare più su di lui, va su un altro. Dimmi. Esistono per caso versioni con Zoom? Allora, questa è un'ottima domanda. Questa camera qua non ha zoom ottico, no? E però all'interno l'encoder, quindi tu puoi andare direttamente su Facebook o su Twitter, dove ti pare, YouTube, eccetera. Le camere di cui abbiamo parlato all'inizio, le Doom, le camere remote, quelle hanno anche possibilità, anche dai telefoni, di fare zoom ottico. Cioè tu la monti, fai zoom ottico, poi dal telefono, no? La fai lavorare. Il problema è che hanno dei costi che ancora oggi sono decisamente alti, perché una buona camera di quel tipo, per esempio le fa Panasonic, molto buone, ma comincia a costare intorno ai 4.000 euro, 3.500 più o meno. Questa, vediamo un po' di caratteristiche. Può registrare fino a 4K, ok? Può fare streaming fino a 1080, quindi se andate in streaming su YouTube andate in streaming fino a 1080 in full HD, ovviamente fino anche a 720, H264, che poi Enrico vi dirà che cos'è, e vabbè, AC è il formato audio. Ovviamente registra anche, quindi voi ci mettete dentro una, credo sia una micro SD, e vi registra anche. Un'altra caratteristica, non so se c'è dopo, sì, voi dite, come faccio però a connettere questa camera? La potete connettere o tramite un router in wifi, banalmente, oppure potete utilizzare l'hotspot del vostro telefono, oppure l'Ethernet, perché è dotata nella versione più costosa anche di una porta Ethernet. Ok? Tutto molto bello, però ha due difetti. Il primo difetto è che non ha lo zoom ottico, quindi ha uno zoom, ma è uno zoom, diciamo, software, quindi andiamo a perdere qualità, no? Poniamo il caso che noi avessimo montato questa Mevo lì sopra, va benissimo per inquadrare tutto il tavolo, se devo zoomare su Enrico perdo in qualità, chiaramente. Certo, evidente. L'altro problema è che ovviamente non fa bonding, quindi questa sfrutta una sola connessione con tutti i limiti di quella connessione, no? Ipotizziamo che io volessi utilizzare questa camera per fare la diretta di questo evento, la piazzo lì, la collego al wifi della casa del cinema. Voi tutti siete collegati al wifi della casa del cinema, la diretta non si vede, è evidente, o non si vede o si vede male. Questo però già detto. Il costo. Non ce l'abbiamo. Non so se hai capito, quando si parla di costo mi chiedi troppo. Allora, credo che la versione base costi intorno ai 500 euro e poi a salire con gli accessori. Quali sono gli accessori? Gli accessori sono il cavalletto, una batteria supplementare che vi consente di non attaccarla a corrente, quindi di andare direttamente con batteria, e poi la possibilità di attaccarla all'Ethernet direttamente, è un accessorio che si monta sotto. Quindi ci sono degli accessori, credo arrivi intorno ai 1000 euro più o meno, completa.
e la produce Livestream. Quindi se cercate su Google Livestream trovate questa Mevo. $400 la versione base, $800 la versione completa. Ok. Oh. Adesso passiamo alle connettività, prima di lasciare la parola al maestro. Per ovviare al problema che dicevamo prima, no? Cioè di avere una sola connessione e quindi di utilizzare uno strumento che unisca più connessioni, vi voglio parlare di questo affare qua. Si chiama Live You Solo. Che fa questo affare? Questo affare, che è questo, questo affare qua, vi permette di mixare, di fare bonding fino a 4 connessioni. 2 sono Ale, scusami, fa un attimo da valletto, grazie. 2 sono le chiavette, sono delle banalissime chiavette. Vi ricordate quando utilizzavate le chiavette per connettervi? Ecco, sono delle chiavette 4G. Poi ci potete attaccare un Ethernet. Ok, voi direte, ma se io sto in giro, no? E devo fare una, devo realizzare una connettività mobile, a che mi serve l'Ethernet? La risposta è che esistono dei router mobile, come le saponette, no? Che utilizziamo un po' tutti, che hanno una porta Ethernet. Quindi potete utilizzare una di quelle, cioè per esempio TP-Link, credo vi faccia, Netgear, scusatemi, e quindi sfruttare anche la porta Ethernet. Quarta connettività, Wi-Fi. Quindi voi potete mixare fino a 4 connessioni. Ok? Poi a questo, ovviamente, questo farà la parte di encoding e trasmissione. Ci dovete attaccare una telecamera o una fonte video. La cosa interessantissima di questo affare è che potete utilizzare o una telecamera HDMI, ma anche un iPhone o un Android, perché vi scaricate un'app, ovviamente prodotta da questi signori qui. Switcher? No, LiveView solo, proprio c'è un'app. Vi scaricate questa app qui e questa app vi permette di utilizzarlo con l'iPhone. Quindi la camera dell'iPhone sarà la vostra camera di ripresa, ma la connettività sarà la connettività potenziata da 4 connessioni, quindi non casca mai. Chiaro? Qual è il problema? Il costo. Relativamente. Questo affare qua costa più o meno intorno ai 1000 euro, ai quali ovviamente dovete aggiungere le chiavette, le connettività all'interno delle chiavette, quindi che ne so, fate un abbonamento con 3 Wind, che volete voi, e in più un abbonamento a LiveView. Perché un abbonamento? Perché questo affare del bonding, cioè di unire le connettività, non è gratis, ok? Cioè loro portano il segnale su un vostro, su un loro server, e se lo fanno pagare, chiaramente. Questo abbonamento costa $40 al mese. $40 al mese. Lo potete però fare soltanto quando vi serve. Quindi se vi serve un mese e poi per 3 mesi non lo utilizzate, lo potete pagare una sola volta. Ok? E questo è un sistema per andare in diretta video con qualità, perché noi abbiamo fatto dirette con questo strumento a, non lo so, a Norcia, piuttosto che ad Amatrice, piuttosto che in sale dove non c'era, dove i telefoni non funzionavano, però lui mixando più fonti riusciva a restituirci una linea decente per fare dirette. Dimmi. La trasmissione sulla piattaforma social come avviene? Ok, buona domanda. La trasmissione sulla piattaforma social avviene perché avete un pannello di controllo. C'è anche un piccolo monitor qui, se si riesce a fare direttamente utilizzando questa console si possono mettere, avete un pannello di controllo che è da lì,
ma anche da un, browser. Per me è scomodissimo, però posso collegarlo a un PC o un... Sì. Attraverso un IP. Lo colleghi a un tuo PC e da lì puoi mettere le impostazioni per andare su Facebook, Twitter, quello che volete. Dimmi. Scusa, prego, fa lo switch da un collegamento all'altro automaticamente quando sente che comincia a fallire un collegamento? No, non è che fa lo switching, unisce più connessioni, quindi potenzia il segnale, ok? Cioè si crea una rete potenziata. Ma non è che fa switcher dicendo questo sta andando giù, passo su un altro, li unisce tutti quanti. Però se su un segnale ci sono farfalle, se su un segnale ci sono difetti, puoi eliminare quel segnale e usare gli altri. Se ritiene che quel segnale sta degradando, lo toglie automaticamente. Lo spegne e ve ne accorgete perché dal menu ti dice quali delle fonti di connessioni sono ovviamente collegate al dispositivo. Chi c'era? Vai. Basta. E le chiavette della connettività, cioè se tu hai un abbonamento, noi per esempio, siccome non lo utilizziamo costantemente, lo facciamo ricaricabile, cioè quando ci servono i giga da dedicare a quell'affare, le ricarichiamo. Un'altra domanda, non capisco l'abbonamento. È necessario mandare il segnale al server di LiveView, potrebbe mandare direttamente sul server? Perché l'unione di queste reti, delle varie reti diverse, viene processata da un server. Quindi lui unisce queste reti, prende il flusso video, lo manda a un server, il server lo analizza e lo rispedisce. No, ma nessuno lo fa per questa roba qua, anche gli zainetti che usano i giornalisti hanno sempre un ricevitore, cioè un trasmettitore e un ricevitore, ok? Nessuno fa trasmissione diretta senza il costo di abbonamento. Dimmi. In generale invece la gestione dell'audio, cioè audiocamera sempre oppure si possono attaccare dei microfoni esterni? No, allora, attenzione, questo affare qua processa un segnale, che è un segnale HDMI, ok? Ma tu l'audio te lo prendi da dove ti pare, cioè se tu alla telecamera hai attaccato un microfono come questo, te lo prendi da qua, se hai attaccato una linea che ti esce su un mixer, te lo prendi dal mixer, se hai il radiomicrofono, te lo prendi dal radiomicrofono. Questo qui non fa niente che sia, diciamo, regia, eh? Questo fa solo encoding del segnale che gli arriva e connettività, ok? Serve soltanto a questo. Gli zainetti costano di più. Gli zainetti costano di più e hanno gli zainetti sono nati per mandare video in TV. Questo fa solo streaming, non lo potete utilizzare per mandare segnale a un ricevente Rai, ne so, no? Per dirti. Questo fa streaming, serve dedicato, anche se LiveView per esempio fa tutti i prodotti anche per il broadcasting classico, però questo è dedicato solo allo streaming. Ovviamente ne esiste una versione anche che ha l'uscita SDI, e poi maestro vi dirà. Vai. Sì, le registra, dipende se tu questo strumento, no, lo usi a posteriori di Sling, quello che abbiamo visto prima, a quello gli fai fare la regia e il multicamera, poi il flusso esce da lì, entra dentro questo e va in diretta, la registrazione te la fai con Sling, ok? E come ti ho detto prima, quello è buono perché registra sia il così. Maestro, scusami, quello che esce dal dopo il mixaggio, come si chiama? Il composito, oppure il programma, ecco, chi me l'ha detto. No, il programma, oppure ti registra anche le singole camere, ok? Ok, qui vedete un po' di caratteristiche che avete di questo aggeggio. Un'altra cosa interessante è che questo affare
ha una batteria interna che dura poco, però ci potete mettere pure una batteria portatile, ok? Quindi banalmente io, la mia configurazione può essere questo affare attaccato qui, il mio iPhone con il mio gimbal e stop, e vado in diretta dovunque sto, senza cavi, senza connessioni, senza niente. Qui vediamo un po' di porte che ha, ma ve le ho già spiegate, ha un video. Questo video addirittura vi dice che cosa state mandando in diretta, cioè vi registra questo, questo piccolo schermo qui, vi fa vedere che cosa gli arriva dall'HDMI, quindi dalle camere o dall'iPhone, se lo avete collegato il wifi all'iPhone. Poi ha una due USB, dove ovviamente sono attaccate le chiavette, ok? E poi ha nella versione SDI ha l'uscita SDI, altrimenti ha l'uscita HDMI, dipende dal tipo di telecamera che ci volete collegare. Ma ci potete, come ho detto prima, anche non collegare direttamente una telecamera, perché ci possiamo andare a collegare una diciamo, chiamiamola una stazione di regia come Sling, che vi ho fatto vedere prima, ok? L'importante è che a lui arrivi un flusso video. Se poi gli può arrivare tramite HDMI, gli può arrivare tramite SDI o gli può arrivare in wireless tramite un iPhone, ok? Uno strumento simile a questo lo fa anche Teradek e si chiama Teradek VU Go, ok? Fa più o meno la stessa cosa rispetto al Live View, soltanto che quello di Teradek costa un po' di più. Io personalmente, noi li abbiamo provati tutti e due, li abbiamo avuti tutti e due per un po', ci siamo trovati meglio con Live View. Ok, Teradek, la differenza di Teradek è che invece di attaccarci le chiavette ci potete attaccare i loro modem, qui dentro ci va una scheda SIM, chiaro? E diciamo sono dei modem fatti apposta per questa roba qui, però costa di più, credo, Ale, più o meno? Ogni modem mi sembra $200. Diciamo che tutto completo viene a costare sicuramente più dei 1000 euro di LiveView. Ovviamente anche Teradek, per fare il bonding, cioè per mesciare più connettività, richiede un abbonamento che è più o meno $500. Ok, abbiamo visto che cosa possiamo utilizzare per andare in diretta. Adesso vi faccio vedere, invece vi do indicazioni di un paio di software che potete utilizzare per fare la stessa diretta su più fonti diverse. Perché immaginiamo che vogliamo andare in diretta su Facebook e contemporaneamente su Twitter. Ok? Come facciamo? Utilizzando una di queste due app. Una si chiama Restream e la trovate all'indirizzo restream.io. Sicuro? Boh. E un'altra si chiama Castr. Qui voi potete andare a mettere nel vostro software di regia questo indirizzo, qui dentro questi portali, uno dei due, scegliete quale preferite, andate a dirgli, ok, la mia connessione, il flusso che ti arriva, mandamelo in diretta contemporaneamente su YouTube, sul mio canale YouTube, sul mio canale Facebook, sul mio account Twitter, eccetera, eccetera. Ok? Quindi vi permette di fare una diretta multipla partendo dallo stesso flusso video. Gratis è morto. C'è un abbonamento. Diciamo che costa relativamente poco, perché mi sembra che costi $16 al mese se lo paghi annualmente, quindi se ti impegni per 12 mesi, oppure se lo vuoi fare mensile costa $19 al mese. Nella versione standard, che ti dà una sorgente in più oltre a quella inclusa, quindi puoi fare stream
puoi streamare su Facebook e Twitter, su Facebook e Twitch, su Facebook non lo so, mentre con la versione professionale, che costa $49 al mese, hai fino a 3 destinazioni, quindi 4 in totale. Però, se ti abboni mensilmente, se ti impegni per un anno, 41. Però per esempio, per dirvi una cosa, noi le stream l'abbiamo preso in offerta pagandolo veramente poco, tipo non so adesso $100 all'anno. C'è un'offerta, ogni tanto fanno offerte di questo genere. Oh, l'ultima cosa che vi faccio vedere, l'ultima, Ale, è questo affare qui. I signori di LiveView, questi qui, questa azienda qua, ha prodotto anche questo affare, questa interfaccia, che si chiama LiveView Cloud Graphic. Che cosa fa? Noi abbiamo detto prima, no, che se vogliamo andare a mettere delle grafiche dentro le nostre dirette, il login o quello che vi pare a voi, dobbiamo utilizzare un software che ci consenta di fare regia, o un software o un hardware tipo lo Sling che vi ho fatto vedere prima. Con questo però voi potete abbattere il problema. Perché? Se utilizzate questo affare qui, il flusso video arriva su un server di LiveView. Tramite una postazione, tramite il browser, ovunque, non è che devono stare vicini. Quindi io immagino che sono in diretta con la mia telecamera e questo in piazza a fare una manifestazione. Alessandro sta in ufficio con il browser aperto, ok? Vede il mio flusso, vede il mio video. Tramite questa piattaforma può appiccicare sul mio video, prima di mandarlo in diretta, quello che vuole. Quindi loghi sotto pancia, tappi, immagini a tutto schermo, qualsiasi cosa di fisso, diciamo, non video purtroppo, solo immagini piene o PNG, quindi loghini, banner. Devi utilizzare questo. Scusami? Certo. Sì. Ticker. Ci sono i ticker. Ci sono dei template già fatti e li potete compilare. Ci sono anche gli score per le partite di, per i risultati sportivi. 1-0, 2-0, 3-0. Ok, e in diretta gli arriva il flusso. Per esempio noi lo utilizziamo, abbiamo utilizzato, testato per delle conferenze stampa. C'era la persona alla conferenza stampa con la telecamera e con questo, e non aveva nient'altro, metteva, inquadrava le persone, ovviamente tutti i sottopancia li avevamo preparati prima perché sapevamo chi interveniva alla conferenza stampa, e noi dall'ufficio, da remoto, aggiungevamo i sottopancia e li mandavamo in diretta, ok? Con grafica. Questi, se volete fare dei sottopancia, diciamo, prefabbricati, invece ci sono dei sottopancia anche all'interno della stessa piattaforma che hanno il testo editabile. Quindi potete scegliere quelli nel caso in cui non sapete chi salirà sul palco e cambiare il nome e cognome direttamente in diretta, diciamo. È veramente molto semplice, tutto molto facile, tutto molto bello, ma costa un sacco di soldi. 75 al mese. Perché costa 75 euro al mese. Dollari. Vabbè, l'altra cosa interessante è che ovviamente, come l'altro, lo potete vi potete abbonare per un mese, poi lo togliete e poi tornate ad abbonarvi. L'ultima cosa di cui voglio parlarvi è questa. Vi ho detto che non abbiamo mai parlato delle dirette Instagram, perché Instagram al momento non consente di andare in diretta sfruttando un flusso video che non arrivi dalla sua app. L'unica app che permette di fare questa roba qui è questa qui, e ve la vedete, potete decidere dove andare in diretta, e c'è anche Instagram, ok? Deliver, beh, non lo so dire. E la cosa interessante, come si dice? Bravissimo. La cosa interessante è che vi permette di andare in diretta simultaneamente su Instagram, ma anche su un'altra piattaforma, ok? Questo, in questo caso lo sconsiglio, perché ovviamente Instagram
ha una diretta verticale, no? Quindi diciamo che potete andare in diretta su Instagram, ma insieme su un'altra piattaforma la vedo complicato. Ho la possibilità di fare bonding, cioè di unire e meshare più connettività, lo potete fare con uno strumento tipo questo, ma anche con delle applicazioni software, con tutti i limiti e gli inconvenienti del caso, perché questo è uno strumento, diciamo, che noi chiamiamo prosumer, no? Che non è uno strumento che usa un professionista, cioè una produzione TV importante, ma è una roba che comunque ti dà stabilità e garanzia. Ma ci sono anche delle app che fanno unione di segnali, ok? Quindi potete unirci più telefoni e vi creano una connessione più stabile. Ve ne ho elencate qui un paio: Speedify, che funziona su tutte le piattaforme, WebStreamer, che funziona su iPhone e Android e non funziona su iPad, credo. Ecco, vedete che cosa fanno? Vi uniscono più connessioni. Quindi chiaramente, unendovi più connessioni, quando poi andate in diretta il vostro video sarà, diciamo, garantito, ok? Questa è una parte, si può utilizzare questa nello specifico Spotify, si può utilizzare anche gratuitamente fino a 5 giga di traffico. Simultanei sono solo WiFi e SIM, eh? Solo due al massimo. Oh, invece adesso, prima di passare al direttore, al mega direttore Enrico Farro, vorrei invitare qui i nostri amici di OmniStream. OmniStream è una soluzione completamente software per fare che cosa? Ve lo faccio dire da lui. Ciao a tutti. 3 anni fa una startup straniera prendendo le esperienze sviluppate da alcuni ingegneri, da produttori mondiali di zainetti, broadcast, hanno sviluppato una startup innovativa che è stata anche finanziata a livello mondiale per abbattere i legami commerciali che legano gli utenti nell'uso di tutti i sistemi di trasmissioni broadcast in diretta che ci sono adesso. Tutti i produttori mondiali hanno brevettato il loro sistema, hanno creato il loro hardware che permette di fare dirette televisive con caratteristiche qualitative televisive con varie telecamere, con vari sorgenti video. E questa startup ha brevettato a livello mondiale l'unico sistema che è in grado di utilizzare esclusivamente le connessioni degli smartphone con un numero illimitato di smartphone per poter produrre segnali televisivi in diretta con appunto solo il mondo mobile, senza i vincoli commerciali sull'uso di marche proprietarie di hardware. Quindi, in altre parole, si utilizzano degli smartphone, i propri smartphone, come trasmettitori televisivi per poter generare i segnali. Quindi tutti i sistemi che abbiamo visto finora sono naturalmente in grado di garantire una qualità di segnali eccellente, ma comportano la necessità di acquistare dispositivi, a parte quelle app di cui parlava Luigi, che sono delle app che permettono di utilizzare solo due sorgenti, due di diversa natura tra di loro. Il concetto di OmniStream è quello che la potenza di calcolo e la qualità nel trasporto dei segnali degli smartphone è sufficiente oggi per abbandonare, a partire dal prossimo futuro, che in Italia, come viene fatto in alcune parti del mondo, abbandonare l'attrezzatura hardware dedicata e
rende l'utente molto più libero nella scelta di tutti gli accessori che servono per i propri progetti professionali. In altre parole, chi produce contenuti da un segnale di mixer video o da uno smartphone, dal proprio smartphone, può utilizzare degli adattatori che non sono della stessa marca di OmniStream, ma sono adattatori che si possono già trovare in commercio e che hanno gli stessi ingressi che può avere, non so, ecco, il dispositivo della IPU, quindi sia gli ingressi HDSDI o HDMI video, oppure il telefono che si è acquistato o che si ha già in tasca, grazie alla qualità delle proprie fotocamere, può realizzare, in funzione delle esigenze di produzione, può realizzare dei video che possono essere autosufficienti per la consegna. Si possono fare dirette sulle principali CDN, quindi sui principali canali social, e contemporaneamente anche realizzare un collegamento video a basso ritardo che consente di fare le interviste in diretta con il proprio smartphone. Quindi si è su un posto, c'è un evento, si ha il telefono, si vuole realizzare un collegamento stabile del segnale, si hanno altri telefoni nel cassetto a casa che si utilizzano per sommare le loro connessioni dati con lo stesso meccanismo che viene utilizzato dai zainetti o dai dispositivi tipo l'emissore o similari che sono stati spiegati prima, però con i propri smartphone e senza collegamenti necessari tra di loro, ma creando una specie di nuvola wifi tra di loro che gli consente di aggregare questo segnale e di farlo ricevere a un qualunque PC che abbia scaricato un'applicazione OmniStream nel proprio a disco. Qual è il raggio di prossimità massimo tra i qualche metro per realizzare il zainetto virtuale? Quindi qualche metro, per esempio oggi noi abbiamo fatto una diretta in occasione di questo evento e l'operatore che aveva il telefono che prendeva questa diretta da circa un'ora aveva anche una sacchetta dietro le spalle con due telefoni che realizzavano insieme a questo il cosiddetto zainetto virtuale e quindi realizzavano la diretta. Momento l'app consente ad una sorgente video di andare in diretta, quindi in questo momento per realizzare il multicamera occorre un altro dispositivo che consenta di fare mixer video, cioè mixing video tra più sorgenti differenti. Quindi sì, no, io mi riferivo per comodità, cioè sono quattro operatori che si sono fatto una stanza, quindi loro hanno un cellulare oltre a una telecamera, io mi faccio una diretta monocamera. La cloud di connettività è creata dagli operatori, dai cellulari degli operatori che sono piazzati dove sono loro. Sì, questo sarebbe possibile, certo bisogna vedere quanto sono distanti tra di loro. In questo momento sarebbe preferibile, dato che il mondo wifi è un mondo di tanta concorrenza di dispositivi, sarebbe preferibile che fossero abbastanza vicini. E noi eravamo a Villa Borghese e passeggiavamo. E eravamo quattro telefoni collegati, tre erano vicini a lui, io ogni tanto mi telefonavano, quindi mi dovevo un pochino allontanare ed era un quarto telefono che continuava a supportare gli altri tre che stavano lavorando. Certamente dipende anche dall'ambiente in cui si sta, se si sta in un ambiente in cui ci sono tantissimi hotspot wifi, allora aumenta l'interferenza elettromagnetica e quindi può esserci maggiore necessità di avvicinare tra di loro i telefoni che fanno i conti e a
aggregano il segnale con le loro cose. Sì, certamente. Questa è un'app che è nata da personale che sviluppava per conto dei produttori di zainetti televisivi le varie esperienze. Il trasporto del segnale utilizza lo stesso tipo di tecnologia di aggregazione. Il costo? Beh, non esiste il costo hardware, cioè non c'è da spendere qualcosa in una apparecchiatura dedicata, esiste il costo della licenza che può variare dal giornaliero fino al perpetuo e anche dal punto di vista delle funzionalità c'è una certa segmentazione, nel senso che si può decidere di avere una licenza basic che consente la pubblicazione dal telefono direttamente sulla CDN, o poi si possono aggiungere le altre funzionalità più televisive e quindi la possibilità di avere una ricezione esclusiva su qualunque PC, punto, e la possibilità integrata di dare il ritorno audio e realizzare così le interviste in diretta che noi vediamo comunemente in televisione. Allora, su base giornaliera scegliamo tra i 50 e i 200 euro a seconda delle funzionalità che vogliamo aggiungere al flusso di lavoro, perché sì, però naturalmente come in tutte le cose c'è una scontistica progressiva in funzione del tempo, per cui già con 2-3 giorni di licenza si ha un risparmio anche oltre il 50% rispetto al giorno una tanto che si acquista. Vai, sentiamo la domanda. Ecco, non ho capito una cosa, è necessario comunque avere un PC che riceve il flusso video o si può fare tutto dal dispositivo? No, non è necessario perché il sistema trasmette verso un server che sta in cloud e lui può permettere lo streaming su una qualunque CDN che abbia i parametri tradizionali delle CDN. Non è necessario, potrebbe essere utile in alcune situazioni particolari quando si vuole controllare il flusso video generato da un collega che sta in remoto, per cui si può interagire grazie al bassissimo ritardo che c'è, siamo sotto i 2 secondi, tipici degli zainetti realizzati per applicazioni televisive, e quindi si può correggere un eventuale difetto di quadratura magari fatto, o si può interagire in una intervista senza aspettare i tempi delle CDN che non permetterebbero l'interazione. Altre domande? Bene, ok, grazie mille. Allora, adesso passiamo la parola ad... Vai, dimmi. Volevo fare una domanda ancora a te. Vai. Sì. Va contro, sì. Va contro lo spirito del festival. Vai. Immaginando di essere una situazione di mobilità, sì, in cui io dispongo di una videocamera tipo questa per, sì, le riprese e di uno smartphone per trasmettere, esiste una soluzione tra quelle proposte o qualcos'altro che mi permetta di farlo, cioè di creare un collegamento tra questo e questo per andare in diretta sotto? Allora sì, esistono dei cavi che ti permettono di portare il segnale video della telecamera dentro il telefono, ma il problema rimane sempre la connettività, cioè con una sola connessione la tua diretta non è garantita, ok? Cioè noi ci siamo trovati a volte in posti dove la linea, c'era fibra che andava a 100 mega, ok? Quindi abbiamo detto vabbè, 100 mega in fibra, attacco e vado in diretta, ok? Ma su quella fibra, su quei 100 mega, quando ci si cominciano ad attaccare altre 50 persone diventa un problema. La stessa cosa succede per i cellulari. Questo cambierà, ma io poi non sono un esperto del settore, credo un pochino con il 5G, che dovrebbe, diciamo, garantire più possibilità. Però una sola connettività non ti garantisce mai un buon risultato di diretta. Quindi devi avere sempre qualcosa che ti... tra virgolette aiuti ad avere una connessione più stabile, che sia uno strumento come questo
quindi hardware, uno strumento come quello, quindi diciamo software, però più o meno fanno la stessa cosa, cioè uniscono connettività. È una soluzione intermedia di Spotify, è utile? Si può provare. Spotify, la cosa diciamo che ti un po' limita è che ti dà due connessioni, cioè tu poi ti puoi agganciare a un wifi e mesciare un wifi alla tua connessione 4G, quindi già è un qualcosina, ok? Però è chiaro che non ti permette, come lì, non mi ricordo quante connessioni puoi mettere, tante connessioni, qui ce ne puoi mettere fino a 4, però sei più garantito, no? Addirittura io vi faccio un esempio, poi questa è una cosa tecnica, vi rubo solo un minuto. Noi su questo affare qua, una di queste chiavette è settata per andare in 3G. Voi direte, perché in 3G? Se stiamo tutti in 4G, perché il 3G non lo usa più nessuno, quindi è libero, ed è vero che vado meno veloce, però è mio, quindi io tre connessioni mi utilizzo il 4G, una connessione 3G, sono garantito che quella 3G difficilmente mi casca. E ovviamente la cosa interessante di questo, e ovviamente pure di quello, è che gli operatori possono essere diversi, no? Quindi se io metto dentro TIM, Wind, 3, quelli che Vodafone, che hanno diciamo infrastrutture di rete diverse, se in un posto uno prende meno dell'altro, bilancio, ok? Invece per la fonte di rete esterna è solo una cosa hardware o devo comunque passare per una app intermedia? Per la fonte video esterna in che senso? No, ti serve un cavo, una struttura che ti permetta di trasformare quel segnale video in segnale diciamo stream, ok? Però il problema è che io non andrei su una situazione di portarti il video dentro al telefono. Allora, Enrico, vai. Sono molto contento di essere qui. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Grazie di essere qui. No, è la prima volta che parlo in questa sala durante questa edizione e sono, insomma, sono felice di come sia andata questa. Vi ringrazio per essere intervenuti tutti e insomma vedo che quello che già l'anno scorso, che ancora l'anno scorso ci sembrava essere il futuro, è sempre di più il presente. Quindi vi dico la verità, la cosa che ci preoccupa di più in questo momento è capire veramente dove sarà il futuro, perché questo per noi ormai è il presente. Quello di cui ha parlato per Luigi è cosa che loro fanno tutti i giorni. Il motivo di questo workshop ibrido sta proprio nel fatto che ormai stiamo cercando collaboratori per determinate tipologie di lavoro. Quindi ci siamo chiesti, ok, sì, noi ormai facciamo le dirette, le facciamo, cioè un dato di fatto. Andiamo a capire però, quando cominciamo a fare queste dirette, come lavorare, come cominciare a fare il lavoro vero. E il lavoro vero è lavorare sul linguaggio. Cioè voi partite dal presupposto che tutta l'anima tecnica che noi comunque stiamo mettendo nel festival è un 20% del lavoro. Cioè la parte tecnica è quella cosa che noi dobbiamo affrontare la prima volta, è la puntata zero, cioè creare un format. Come faccio a fare questa cosa? Come faccio ad arrivare alle persone? Come faccio a dare questo messaggio? Una volta che abbiamo fatto la puntata zero, cioè abbiamo creato un kit di strumenti, cioè abbiamo uno zaino che contiene determinate attrezzature, quello zaino ogni giorno esce e va a lavorare. Che sia sulle nostre o sulle spalle dei nostri collaboratori, però quello zaino comincia a lavorare. E quando lo zaino lavora, deve lavorare col linguaggio. Quindi lo zaino ha bisogno di un contenuto, ok? Che non è, ok, la tecnologia l'abbiamo, è il primo scoglio che incontriamo. Poi a un certo punto cominciamo a ragionare sul linguaggio. Quello della diretta è diverso per un certo punto di vista, per un certo verso, rispetto al linguaggio di cui abbiamo parlato finora. O di chi ha seguito qualcosa con me sa che io insisto tantissimo sul linguaggio cinematografico, perché considero il cinema la letteratura di questo linguaggio. Voi considerate che
primo film è del 1900, è pochissimo se pensate che la prima testimonianza scritta è molto più antica. Quindi voi pensate a come la scrittura ha avuto tantissimo tempo per evolversi e per diventare quello che è oggi, e pensate invece a quanto poco tempo ha avuto il linguaggio delle immagini per diventare quello che è oggi. In realtà, se andiamo ad analizzare la cosa, il linguaggio delle immagini è ancora più antico. Quindi, io dico, cioè, la conclusione a cui sono arrivato ultimamente è che fare video e fare foto è come respirare. Ok? Tutti sappiamo respirare, così come tutti tendenzialmente, potenzialmente possiamo fare video. Quello che dobbiamo imparare è a gestire il respiro, cioè è il passaggio che si fa dal respirare al meditare, grosso modo. Cominciare a controllare il flusso di respirazione. Quello che fate con il video e la fotografia, questo è: dovete imparare a gestire qualcosa che sapete già fare, fondamentalmente. E lo dovete fare, innanzitutto, le cose di cui vi parlerò stanno un passo dopo, perché il passo precedente a quello che vi dirò io sta nell'intenzione, cioè nella necessità di dire qualcosa a qualcuno. Quindi il primo passo che dobbiamo fare è capire chi è il nostro pubblico. Cioè la cosa che facciamo sempre meno è dire: ok, ma io a chi sto parlando? Perché faccio una diretta? Infatti la prima domanda che mi sono posto, che però sta fra due slide, è: perché fare una diretta? Perché fare una diretta? La domanda ve la faccio subito. La risposta forse la troviamo dopo, dico forse, ma non è detto che la troviamo. Ma insieme vi ripropongo per l'ennesima volta, chi l'ha già visto non faccia spoiler, vi ripropongo un attore cane, anzi questo è un cane attore, e insieme al cane attore, non attore cane, l'attore cane è l'attore che recita male, questo invece è un cane che per necessità abbiamo chi ha fatto il video ha scelto come attore. Insieme all'attore cane cerchiamo di capire quali sono i parametri che rendono questo un video professionale o che viceversa non rendono questo un video professionale. Facciamo insieme questo gioco. Domanda numero uno: secondo voi è un video professionale? No. No. Perché? Uno, la stabilità. Soluzione, un cavalletto. Due, la risoluzione. Dopo vediamo che cosa si nasconde dietro alla parola risoluzione. E che vi accennava Pierluigi, la risoluzione nella diretta è legata anche al fattore del segnale video, motivo per cui stiamo cercando insieme anche a Simone delle soluzioni attraverso il bonding e attraverso la stabilità del segnale. Quindi, uno, abbiamo detto la stabilità, che è un aspetto meccanico che risolviamo noi. Il secondo è un aspetto estremamente matematico e tecnico. Terzo aspetto, chi l'ha detto? La fotografia. Per fotografia intendiamo la composizione, la luce e fondamentalmente gli elementi che sono in scena. Altro? È fuori bolla. Quello riguarda la fotografia, lo vediamo vari minuti dopo. L'audio. Non a caso noi di solito parliamo di audiovisivo. Ci avete pensato? Non parliamo mai di visivo audio, ma parliamo di audiovisivo. Il che vi fa capire che potete fare la diretta più bella del mondo, ma se l'audio che ci mettete sotto è scadente, comunque la vostra non sarà una diretta che il pubblico guarderà volentieri. Quindi i due parametri fondamentali sono, li abbiamo individuati fondamentalmente: uno, la stabilità, e due, la qualità dell'audio. A questo cercheremo di darvi delle soluzioni anche con degli strumenti come questo, appunto. Perché vi faccio vedere questo subito? Perché questo, soprattutto in una... Allora, non diamo subito la risposta, però fondamentalmente perché facciamo la diretta? Dipende dalle situazioni. Un esempio classico, di solito la diretta si fa di un evento che sta avvenendo adesso e di cui vogliamo dare comunicazione su immediata, su ampia scala, al maggior numero di persone possibile. Ok?
vi risulta verosimile come definizione? Ne avete altre? Interessante da condividere, perché lo faccio in diretta e non con un video montato? Perché si esaurisce l'evento, quindi è interessante da condividere, ma è interessante da condividere ora, cioè voglio che prima che l'evento si esaurisca le persone siano già informate di quello che sta avvenendo. Pensiamo allo sport, per esempio, no? Pensiamo allo sport. Andare in diretta, un senso è raccontarlo a fine evento. Perché chiaramente, perché lo sport ci interessa vederlo in diretta e non registrato? Perché una volta che sappiamo il risultato, la partita dice, vabbè, che la guardo a fare? Tanto la Roma ha perso, scusate, non voglio offendere nessuno di un'altra compagine squadristica. Un fatto di cronaca appena successo, di cui le persone vogliono sapere in tempo reale come si sta evolvendo, oppure una premiazione, sapere in tempo reale dalla bocca di chi sta pronunciando il nome del vincitore chi è il vincitore del premio. Altri eventi? Uno scoop, becco in flagranza di reato un personaggio e lo mando subito al pubblico. L'irripetibilità. Sì, è un altro aspetto. L'irripetibilità. Il pubblico si sente al centro dell'azione, io ci so. Esatto. Oltre alla notiziabilità, cioè, c'è anche l'aspetto di coinvolgimento del pubblico. Quindi, se vi ricordate, scusate, mi ricordo, i dati che abbiamo visto prima, no? Le dirette coinvolgono sui social molto di più, cioè le persone reagiscono molto di più. Sono stimolate a commentare molto di più che guardando un video che sanno in partenza essere registrato. È chiaro, vi risulta? Un evento catastrofico? Irripetibile, si esaurisce nel momento in cui... Come? È reale. Questa è la cosa fondamentale, la diretta più di ogni altra cosa, ed è qui il fulcro. Non c'è montaggio, non c'è... La diretta, si dice impresa diretta. Non a caso il cinema prende dal linguaggio... È andata. Il cinema prende dal linguaggio della diretta e inventa il piano sequenza. Il piano sequenza che cos'è al cinema? È proprio un tipo di ripresa che vuole darci l'idea che quell'evento sia continuato, irripetibile e che tutte le azioni che si stanno verificando in quel momento sono simultanee. Se voi, se abbiamo tempo ve lo faccio vedere dopo magari, il piano sequenza di Birdman, Inarrito, perché lui fa tutta una scena in piano sequenza? Perché inventa, per raccontare questo personaggio, che un po' è un... è quasi un meta racconto, il personaggio in questione è quello di Michael Caine che aveva interpretato Batman. Dopo aver fatto questo ruolo in quel film, quest'attore ha avuto un periodo in cui nessuno voleva fargli fare più nessuna parte, perché il pubblico lo associava fortemente al personaggio di Batman e quindi diceva potrebbe essere perfetto per questa parte, no, però il pubblico ti vede sempre come Batman, no vabbè, chiamo un altro. E lui era caduto in un periodo grigissimo, nero della sua vita, eccetera eccetera. Inarrito racconta un po' questa storia, lo veste da supereroe e racconta la storia di questo supereroe che parla, cioè di questo uomo caduto in disgrazia che parla con questo spettro di supereroe che lo perseguita, ok? Parla anche di altre cose eccetera eccetera, però diciamo che parte del film verte su questa relazione tra l'uomo e il personaggio che l'uomo ha interpretato. Per rendere reale questa cosa, in quel film si fa ricorso al piano sequenza. Il piano sequenza è proprio una ripresa che inizia, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, quando termina ci ha raccontato il passaggio di me da qui a lì. Quindi il piano sequenza è quella ripresa fatta in questo momento che riprende singolarmente tutti i passi che sto facendo in questo momento. Ok?
perché utilizzare un tipo di ripresa in questo modo? Appunto per dare questa sensazione. È tra l'altro il piano sequenza quello che tendiamo a fare col telefono, cioè la cosa che dico sempre è: qual è il miglior modo per fare dei buoni video col telefono? Far finta che non stai usando un telefono, perché l'errore più grande che facciamo quando facciamo un video col telefono è di utilizzarlo come se stessimo utilizzando il telefono. Che cosa facciamo quando usiamo il telefono di solito? Ciao, sì, sì, sai, sto qui, sto alla sala relax, camminiamo. La prima cosa, di solito i primi video che facciamo col cellulare sono questo. Aspetta, sì, faccio un video, arrivo, ok? No. O comunque sì, si può fare, però fa parte di un determinato tipo di linguaggio. Abbiamo sperimentato, grazie a Simone oggi, questa applicazione di cui vi ha parlato lui, facendo la diretta di quella che abbiamo chiamato la video walk, cioè insieme a un gruppo di persone siamo andati in giro per Villa Borghese a guardare le regole di composizione, che sono quelle che poi vi farò vedere velocemente dopo, insomma, giusto per averle, per nominarle anche qui. Il ragazzo che ci ha seguito, tra l'altro è un ex allievo che sta prendendo un passo alla volta, sta crescendo, insomma, quindi non era un esperto della diretta, però da subito, dandogli un paio di indicazioni, ha capito che il meccanismo vero per fare la diretta era seguire l'azione. Cioè noi gli abbiamo messo un telefono in mano, prego, vai, fai la diretta. E lui, oddio, gli abbiamo dato uno strumento tipo questo, e fondamentalmente, e qui cominciano i consigli pratici, perché non vogliamo darvi soltanto una serie di belle parole, insomma. Il consiglio pratico che gli ho dato sulla base della mia esperienza è: quando fai i campi, poggia il telefono a terra; quando fai i piani, anche se c'è un piccolo movimento, non ti preoccupare. Fondamentalmente vi sto dando una chiave per raccontare. Ci sono due tipi di inquadrature, qui qualcuno si suiciderà perché me l'ha sentito dire centinaia di volte ormai. Però facciamoceli velocemente, non so in che punto della presentazione. Comunque, sulla qualità del video abbiamo capito quali sono i parametri, stabilità e audio, quindi non vi faccio vedere quello fatto bene. La diretta perché l'abbiamo detto. Ah, qui ci abbiamo un paio di esempi di eventi in diretta, non tanto l'abbiamo detto a parole, inutile vederli. Che cos'è questo? Esatto, questo è il linguaggio. Secondo voi questa è in diretta, questo? Questa parte no. Questo sì. Ok, anche all'interno di una diretta ci sono degli elementi che ci servono per raccontare, perché il video rispetto alle parole, rispetto all'audio, rispetto a quello che scriviamo, rispetto alle parole, è fatto di immagini. Quindi noi, è vero che lui lo sappiamo che è il Presidente della Repubblica, però inserirlo in un campo lungo, cioè inserirlo nel suo palazzo, ci dà un'idea diversa. E quindi passiamo ai campi e piani. Il campo lunghissimo è un'inquadratura che descrive il posto, il luogo in cui avvengono le cose, più che le persone che stanno operando su quel contesto. Il campo lunghissimo, se dovessimo fare la diretta di questo momento che stiamo vivendo adesso, è probabilmente un'inquadratura ancora più distante rispetto a quella della telecamera che è posta in cima alla sala. Il campo lunghissimo vedrebbe probabilmente la casa del cinema. Ok, il campo lunghissimo è un'inquadratura della casa del cinema, vista da fuori. Della casa del cinema, badate bene, vista dall'alto, visto che viviamo in un'era in cui un drone costa ormai 200 euro, 300, cioè, insomma, con cifre accessibili possiamo fare delle inquadrature dall'alto. Tralasciamo la parte, insomma, normativa, insomma, che va comunque approfondita.
Però è interessante come con strumenti alla portata di tutti il campo lunghissimo è un'inquadratura anche da là. Ed è un quadrato dove racconta un luogo. Fondamentalmente le inquadrature sono di due tipi, i campi e i piani. I campi sono di tre tipi, lunghissimo, campo lungo e campo medio. Che cosa cambia? La relazione che c'è tra i personaggi e l'ambiente circostante. Fondamentalmente, questa inquadratura ci racconta il luogo in cui avviene, il luogo, il macro luogo. Nel campo lungo ci avviciniamo e circoscriviamo un'area. Il campo medio racconta una relazione. Quando fate la diretta di un convegno, di un congresso, di una conferenza stampa, della presentazione di un libro, ditemene una che vi viene in mente. Stavolta non ce l'hai. Comunque, quando fate una qualsiasi, anche che so, uno spettacolo teatrale, in una situazione del genere, il campo medio è quell'inquadratura che ci racconta la complessità del luogo. È quello che quando parliamo tra di noi, mentre lavoriamo, tra virgolette, tra di noi, facciamo un totale, fammi un campo totale. Il campo totale ci descrive la sala vista dal fondo, la sala in controcampo vista da qui, oppure può essere un campo totale fatto da un lato. Questa cosa ci introduce la problematica dello scavalcamento di campo. Pierluigi parlava del fatto che in diretta si può fare regia. Fare regia vuol dire utilizzare i campi e i piani, vuol dire tante cose fare regia. Tra le altre cose che fare regia vuol dire utilizzare i campi e i piani. In molti casi, per comodità, noi ci limitiamo al campo medio e quindi ci limitiamo a mettere una camera fissa in grado di parare un po' tutte le situazioni. Quindi può prendere il totale della sala. Se è una telecamera rispetto a uno smartphone, possiamo utilizzare uno zoom, quindi possiamo passare dal campo lungo, dal campo medio, poi non per essere un campo lungo dobbiamo stare in un campo di calcio, in uno stadio, insomma. Dal campo medio al primo piano, motivo per cui, e vengo qui quando dicevi è contro lo spirito del festival, non sono pienamente d'accordo. Cioè, secondo me il festival nasce proprio per permettere a tutti di arrivare al video. Poi tutti abbiamo, ma tutti credo, potessimo girare con la Red o con la Reflex, che sono le telecamere che si utilizzano al cinema, penso chiunque di noi girerebbe le proprie storie con il top. È un po' come noi fondamentalmente il video lo concepiamo come la scrittura, e quindi per noi la telecamera è come se fosse una penna. Lo smartphone per noi è come se fosse la penna Bic. Cioè, aver inventato la penna Bic vuol dire aver dato a tutti, ma veramente a tutti, la possibilità di scrivere. Cioè, noi diamo per scontata la penna, ma la penna era qualcosa che non tutti avevano. Al giorno d'oggi io prima ironizzavo sul fatto che viviamo un tempo, negli anni 90, andavi a un evento come questo, ti avrebbero regalato sicuramente il laccetto e la penna. Ha detto, regà, ma i gadget penna non si usano più, perché cercavamo una penna per scrivere una cosa, non c'era una penna, però c'eravamo chiavette USB. Volevamo fare degli smartphone, però ci sembrava volgare. Molto volgare. Sì. Come tipologia di regalo, no? Sai, no, ma è troppo, magari mi metti in difficoltà, là non li abbiamo fatti. No, in realtà volevamo fare le borracce, perché anche noi avevamo sposato la causa della sostenibilità. Però abbiamo fatto l'ordine e dove stanno le borracce? Sono ferme in dogana. In dogana. A Fiumicino lunedì andiamo a sdoganare e poi no, ci saranno la prossima edizione, però marchiate 2019. È un periodo no. È vintage, come la prima slide. Potrebbe essere un'idea.
potrebbe, oppure ci metteremo qualcosa che ha a che fare con la diretta, eh? State vedendo la borraccia dell'anno scorso in diretta, dal futuro, dal passato, sarà comunque il campo lunghissimo, il campo lungo, il campo medio. Prima cosa, un treppiedi. Il treppiedi chiaramente è la prima cosa da avere quando decidiamo di fare video per qualsiasi motivo, cioè decidiamo di fare video, ok, compriamo una telecamera, perché poi tutti spendono cifre enormi per la telecamera, basta. Dici, oh, ho comprato una telecamera, faccio i video. Scusami maestro, c'è una domanda. Per chi ha le prime armi, no, in questo settore, qual è il vostro suggerimento? Perché questi sono tutti strumenti validi per chi deve mettere su, secondo me, una... un'impresa televisiva, sì, direttore. No, questo workshop in particolare è già di un livello avanzato. Cioè questo qua a cui state partecipando adesso era già concepito come... Infatti fino a lui ha le slide pronte da gennaio e ogni giorno mi scrive: ma le tue slide a che punto sono? E io le ho fatte 10 minuti fa, le ho finite di fare mentre parlava lui ho finito di fare le slide, perché fino all'ultimo avevo bisogno di conoscere poi il pubblico. E questo era già concepito con una necessità più grande. Poi però mi sono detto, mentre lui parlava, ma tuttavia i campi e i piani, a parte Stefania Giacomini che e Loredana, che ormai a memoria la sera ci chiamiamo tipo canzoncina, e secondo mistero nel campo lungo, Sergio Leone e a parte loro, è una roba che comunque fa parte del linguaggio. Quindi, venendo alla tua domanda, il consiglio che diamo a tutti è il motivo stesso per cui abbiamo organizzato 3 giorni di festival gratuito. Provate. Cioè, il primo... Io poi la sto ripetendo come un mantra, anche questa frase. È un viaggio di 1000 chilometri, comincia con un passo. Quindi quello che diciamo noi è: fate questo passo. Poi dopo ne fate un altro, poi dopo ne fate un altro. Il discorso è che ognuno di noi ha la sua direzione e ha il suo percorso. Quindi non esiste un percorso uguale per tutti, ma ognuno ha il suo da percorrere. Posso aggiungere una cosa, no? Tutte le cose, per esempio, che ti ho fatto vedere prima, no? Lo sling, la regia, i flussi, eccetera. Io vengo dalla carta stampata, non avevo mai utilizzato strumenti di questo tipo, ero mediamente appassionato di tecnologia, ma di tecnologia di smartphone, ma non sapevo nemmeno cosa fosse un program, non tutta questa roba qui. E non è che ci ho messo 2 anni o 3 anni per imparare tutti questi strumenti, quindi anche l'apprendimento di questa roba qui tecnica è abbastanza rapida, no? Noi abbiamo in azienda persone che arrivano a lavorare da noi e dopo 2 mesi sono perfettamente in grado di mettere su una diretta di un evento come può essere una conferenza stampa, un convegno, una roba di questo genere. Però, ed ecco perché nasce questo corso insieme ad Enrico, gli strumenti da soli non bastano, perché ci serve comunicazione, linguaggio, no? Capire e sapere perché devi usare un campo lungo, un campo medio, eccetera, eccetera. Ed ecco perché abbiamo fatto questa cosa insieme. Però ti posso garantire che tutti questi strumenti che abbiamo visto non sono difficili da utilizzare e non hanno nulla a che fare con la complessità di un sistema televisivo, dove se tu entri in un camera in regia dici: oddio, e adesso qui che faccio? No? Impossibile. Lo sling, che ti permette comunque di fare operazioni di regia, non ha niente a che fare con quel mondo lì, è molto molto più semplice. Allora, io lo vedo anche con l'inglese, ad esempio. Per me 30 anni fa pensare di guardare un film completamente in lingua inglese io non lo vedo mai. Ho iniziato prima con i sottotitoli, poi col sottotitolo, cioè
alternando la lingua originale e il sottotitolo in italiano. Ok, è lo stesso meccanismo. Voi fate un passetto alla volta, cioè non abbiate fretta. Questo è un percorso che per me, che sto su questo sentiero da 20 anni ormai, trovo, cioè, la possibilità di trovare sempre stimoli mi dà la forza di andare avanti. Quindi vuol dire che c'è sempre da imparare, perché se fosse un percorso esaurito probabilmente avrei cambiato già mestiere. Penso spesso di dedicarmi al pane prima o poi, però insomma, chissà, quello tipo di vita ancora di più diverso, che magari su un'isola, no? Però insomma, si dice siate marinai perché il mare non vi libererà, quindi dipende anche dal mare. E comunque, campi e piani sono la grammatica del cinema, sono la grammatica delle inquadrature, motivo per cui arriviamo alla figura intera e cominciamo a raccontare di un personaggio. Quando siamo alla figura intera vuol dire che del personaggio ci interessa sì quello che fa nell'ambiente, comunque ci interessa chi è il personaggio, perché nella figura intera noi il personaggio lo vediamo dalla testa ai piedi, ok? E qui c'è vedere un personaggio dalla testa ai piedi ce ne dà una descrizione. I margini di questo tipo di inquadratura sono i piedi intatti e una quantità di aria sulla testa tale che non taglia appunto la testa del personaggio, ma nemmeno fa sembrare questo personaggio non a suo agio all'interno dell'inquadratura. Quindi più aria diamo sulla testa del personaggio, più il personaggio o sembra basso o sembra inadeguato alla situazione che sta vivendo. Viene di compaio, chiaramente, poi ogni volta che costruiamo un'inquadratura ci passiamo anche ore a volte, soprattutto quando ci teniamo alla storia che stiamo raccontando. La quantità di aria sulla testa serve anche, così come avviene ad esempio nel gotico, a darci un rapporto del personaggio, dell'uomo, con qualcosa che sopra di lui è più grande, sovrasta su di lui. Voi sapete che nel gotico le cattedrali svettano verso l'alto, quindi c'è Dio in alto e l'uomo piccolo, insignificante, in basso. Se guardate, se avete la curiosità di guardare o avete già guardato una serie di qualche anno fa che si chiama Mr. Robot, la trovate credo su Prime Video, in Mr. Robot voi trovate una serie di inquadrature costruite con i personaggi in basso nell'inquadratura, qui, oppure aspetta, riferiamoci a questa inquadratura. Voi in Mr. Robot avete i personaggi che vivono qui e hanno tutta questa parte di aria sulla testa, cioè la figura intera del mio personaggio finisce qui in Mr. Robot e qui ho tutta aria sulla testa. Perché fa questa scelta Mr. Robot? Perché racconta di una società in cui le persone vengono manipolate dall'alto, da questa società di persone, dei potenti, e poi c'è le persone comuni che insomma hanno i figli come delle marionette. Le marionette hanno appunto il burattinaio sopra e lo sanno. Quindi il rettangolo, quando componiamo una figura intera, va a incorniciare la persona nella sua interezza, dalla testa ai piedi. Abbiamo detto tre campi, lunghissimo, lungo e medio. Sui piani dico che sono anche i piani sono 3 più 3, dico io, in tutto 6 più altre due cose che vediamo dopo. Comunque, lunghissimo, lungo, medio, figura intera. Dalla figura intera passiamo al piano americano. Il piano americano è l'inquadratura che taglia il personaggio all'altezza del ginocchio. Taglia il personaggio qui, proprio dove c'è il ginocchio, la pallina del ginocchio, l'inquadratura va a tagliare la gamba. Perché è fatta in questo modo questa inquadratura? Perché quando facciamo un piano americano di solito vogliamo raccontare quello che il personaggio sta facendo, concentrandoci solo su quel personaggio. Nella figura intera di solito voi trovate una relazione, così come nel campo medio. Infatti il limite tra un campo e un piano è se poi effettivamente stiamo raccontando il personaggio o stiamo raccontando il rapporto tra più personaggi o il rapporto di quei personaggi con l'ambiente circostante. Questo poi è la differenza
Comunque, nel piano americano abbiamo le mani intatte, quindi nel piano americano il personaggio fa qualcosa, può essere un pescatore che sta aggiustando le reti, può essere qualsiasi persona che mentre fa l'intervista con noi, ad esempio, continua a lavorare, ok? Persona in piedi, poi se la persona lavora così, arriviamo all'altra dimensione che è la mezza figura. La mezza figura taglia le mani, in realtà voi la trovate nel linguaggio giornalistico sempre, perché la mezza figura è come se lo spettatore si avvicinasse al pubblico a questa distanza. Non uso più il microfono, ma parlo direttamente alla persona. Motivo per cui quando vediate Stefania che ci raccontava, no? Le notizie. Tutto, sì, le notizie, ma anche insomma tutto quello che hai raccontato, ce lo diceva a questa distanza. Cioè ci guardava e ce lo diceva senza urlare. È la distanza che noi di solito abbiamo con le persone per strada o con quelli con cui entriamo in relazione poi fisicamente anche. Perché comincia a essere una dimensione, no? Senti come a me è arrivato, no? Cambia proprio il rapporto, ci guardiamo negli occhi. Enrico, scusami, un microfono per la registrazione. Certo. Grazie. Ci guardiamo negli occhi, non c'è più un rapporto in campo lungo, in campo medio come prima. Quindi quando facciamo un video, arrivare a questa distanza, cioè far arrivare lo spettatore a parlare, a guardare il personaggio che stiamo rappresentando negli occhi, comincia a essere importante. Cioè avere il giornalista che ci racconta quello che sta vivendo, prima parlavamo di evento catastrofico, come lo raccontiamo l'evento catastrofico? Sicuramente il campo lungo ci vuole, perché se è un terremoto gli effetti del terremoto sì, li vediamo nella casa in campo medio, però magari è importante farlo vedere, no? E dal campo medio magari il giornalista si avvicina e comincia a parlare e dice: guardate, qui la situazione insomma è quella che è, e lo dice a questa distanza, ok? Comincia ad avvicinarsi, e questo fondamentalmente quello che vuol dire utilizzare il linguaggio, fare regia, perché Pierluigi insisteva, sì, questa è una buona soluzione, però poi non faccio regia. A che gli serve a Pierluigi fare la regia? Gli serve a fare questo, a parlare con le persone. C'è una frase che io ho imparato, mi fa ridere, perché Nico cita Frank Capa, e io cito Nico, perché a me l'ha insegnata lui, io l'ho imparata da Nico. Lui dice, e più che dirlo, io in realtà l'ho imparato vedendoglielo fare a Nico Piro. Lui dice, perché Francava diceva sempre, amate la gente e fateglielo capire. Io la prima volta che Nico l'ha detta, sta frase, sono rimasto un attimo con amate la gente. E ormai la prima volta che l'ho sentita risale a forse 10 anni fa. In realtà poi io gliel'ho visto fare, perché poi fondamentalmente quando facciamo un video, quando raccontiamo, quando facciamo il nostro lavoro poi di persone, di curiosi, che poi quello siamo curiosi che vogliono raccontare quello che hanno visto e vogliono raccontarlo con delle emozioni forse, no? Però fondamentalmente il conflitto che abbiamo continuamente è che le persone davanti a noi, quelle che stiamo riprendendo, non sono più cose, cioè non sono più persone, ma diventano cose. Cioè le persone che stanno davanti al nostro obiettivo diventano cose rappresentate. Quindi la persona che abbiamo incontrato e che ci ha raccontato del fatto che ha perso la casa nel terremoto, nel momento in cui noi schiacciamo REC, diventa una cosa rappresentata.
E questo, se noi non amiamo le persone che abbiamo di fronte, se noi non amiamo realmente, ma per amore intendo quello che se non abbiamo questo tipo di rapporto, le persone diventano semplicemente degli oggetti messi lì. E questo io vi assicuro che nel lungo periodo, se ci può premiare magari la pacca sulla spalla del nostro capo perché abbiamo fatto lo scoop, che non è manco tutta questa gratificazione alcune volte, nel lungo periodo non ci porterà mai dove vogliamo stare veramente. Quello che conta è instaurare un rapporto con le persone, capire chi abbiamo di fronte, rappresentarli, ma quella rappresentazione che noi stiamo dando di loro deve essere la migliore, o deve essere quello che abbiamo di fronte qualcosa che abbiamo raccontato agli altri con tutto l'impegno possibile, con il rispetto e col fatto che poi siamo entrati in relazione, e la relazione noi la stabiliamo con i campi e piani. Quindi tanto più che con lo smartphone, con lo strumento che noi andiamo a blaterare in questi giorni, voi non avete lo Zoom, o comunque ce l'avete e ormai la cosa divertente è che un tempo dieci anni fa si sono inventati il cellulare innovativo senza tasti e con lo schermo di vetro, e negli ultimi 10 anni hanno continuato a fare lo stesso cellulare senza tasti, con lo schermo di vetro, aggiungono fotocamere. Probabilmente nel 2040 ci avremo gli smartphone con 16 fotocamere sempre uguali. Io spero di no, perché vuol dire che ci siamo fermati. Ok? Parla Stefano, cioè la cosa incredibile è che poi il linguaggio dello smartphone ha contaminato il linguaggio televisivo, e il linguaggio televisivo, tra l'altro la televisione esisterà sempre, ma rendetevi conto, ormai guardate molto più spesso lo schermo dello smartphone che non se la passa troppo bene, diciamo. Non se la passa troppo bene. E comunque quello che dice Stefania fondamentalmente è: io prima parlavo a mezza figura, ma adesso, limite il mio braccio, molto spesso io sto in primo piano. E stare in primo piano fidelizza le persone, ci picchia. Cioè, in realtà, da un lato potrebbe essere anche troppo in alcuni casi. Perché, comunque, avere un primo piano vuol dire avere uno che te sta... Ok? Cioè, se alla mezza figura siamo comunque a un metro di distanza, siamo entrati nella zona di comfort di chi abbiamo di fronte, abbiamo rotto la bolla, cioè... chi abbiamo di fronte comincia a sentire il nostro odore, noi ci siamo invasi già, contaminati, ok? Nel primo piano, cioè, con i nostri occhi, partendo dal presupposto che i nostri occhi sono una fotocamera, con i nostri occhi, quante persone guardiamo in primo piano durante una giornata? Probabilmente voi due, vicendevolmente. Voi due, ciascuno è il proprio compagno di la persona che è accanto, in primo piano. E stessa cosa, in primissimo piano, ancora meno. Ok? Partire dal presupposto che poi, mezza figura abbiamo detto, è una dimensione cordiale. Il primo piano comincia a essere una dimensione un po' più intima, in cui poi fondamentalmente a noi, di chi parla, ci interessa quello che sta dicendo. Se io, ad esempio, volessi raccontare, fare la diretta di Pierluigi, quando gli passerò la parola e non gliela passo più, mi si sta male. Ok, ci deve dire qualcosa però che giustifichi
Cioè, lorem ipsum. Sì. Considerando che finora mi ha parlato da lì, se io mi avvicino con questo primo piano, lui qua mi dice il nome dell'assassino, lui qua mi dice il vero senso della vita. Nico Piro. Nico Piro. Nico Piro. Lui qui mi sta dicendo qualcosa di più importante. Sì, volevo fare una domanda però sulla mezza figura. Sì. Ti faccio una domanda proprio da curiosa che chiede l'esperto. La mezza figura, secondo me, diciamo, l'informazione la usa come inquadratura standard nel momento in cui qualcuno deve riferire qualcosa. Sì. In ogni situazione, spesso e volentieri in studio, quindi non soltanto all'esterno. Secondo me è anche un'inquadratura, permettetemi la licenza, un po' paracula, perché è un'inquadratura che comunque non contestualizza nulla, non ti dà la possibilità di porti la domanda se quella persona sia o meno competente per dirti quello che ti sta dicendo. Allora, secondo voi non c'è un po' un abuso della mezza figura nell'informazione a livello televisivo in Italia da questo punto di vista? Guarda, allora, vorrei evitare di entrare troppo nel... Perché, però secondo me più che questo c'è un impoverimento globale del linguaggio audiovisivo e questo è uno degli aspetti, è quella più facile, insomma c'è già un buon occhio se l'hai individuata, ce ne sono decine, così come per un periodo si è abusato del primissimo piano, c'era un periodo in cui il primissimo piano era, cioè, ore e ore di vita in diretta erano primissimi piani, che io avevo faccioni di persone nel televisore di casa, che quasi tra l'altro poi utilizzati magnificamente da Blob, no, per dimostrare l'abuso sì, esatto, della tipologia di inquadratura in rapporto alla comunicazione che si voleva dare. Sì, comunque sì, il linguaggio è il motivo per cui poi quando abbiamo detto, oh cavolo, ormai tutti possono fare video, avevo detto, ok, però aspetta, facciamo la grammatica, che lì per lì ci sembrava, anche chi ha fatto i primi corsi di Mojo a stampa romana lo sa, noi ci scusavamo di spiegare queste cose, diciamo, scusate se ci permettiamo, perché in molti casi questi poi campi e piani, detta fra noi, so pure, è pure una, è una grammatica che, capito, uno dà per scontato, sì, cioè si dà per scontata, è quello il problema, che alla base si dà per scontata, ma è come dare per scontato che in prima elementare i bambini che hanno fatto l'asilo sappiano già fare le lettere dell'alfabeto, che sappiano contare tutti da 0 a 10, cioè qualcuno c'è, per carità, c'è qualcuno che arriva al primo elementare che sa già contare, cioè addirittura chi sa fare le tabelline o fare 2 più 2. Però molti bambini, e anche giusto che sia così, arrivano in prima elementare che non sanno come si fa la lettera A o come si... E a quelli va insegnato, ok? Ora, quelli che già sanno farlo, e la cosa meravigliosa che abbiamo riscontrato è che poi anche chi sapeva farlo, con anni di televisione alle spalle, non ha... noi ci siamo scusati, ma loro hanno detto no, grazie, cioè... E questo ci ha dato poi il motivo per cui l'abbiamo rimessa poi in un libro, insomma, fondamentalmente non si può prescindere. La grammatica va un attimo. Andiamo avanti che voglio farvi vedere pure qualche regoletta di composizione. E che ore sono? Ti devo ridare? No, 7:25. Ok. Direi un quarto d'ora, poi facciamo un quarto d'ora di domande. Sì. Nel primissimo piano di cui parlavamo prima, qui abbiamo detto mezza figura, primo piano e primissimo piano sono le inquadrature in cui ci interessano le parole, ok? Quindi abbiamo detto i campi ci raccontano i luoghi, i piani, i primi tre ci raccontano le azioni, camminare, lavorare, il fabbro che batte il ferro, insomma le azioni, e dalla mezza figura in su ci raccontano le parole del giornalista, le parole di Pierluigi che dice Nico Piro in primo piano, e nel primissimo piano
ci raccontano il sentimento a volte. Ora, questa è un'altra cosa, anche il campo lunghissimo ci racconta il sentimento. Cioè, il campo lunghissimo, se è la città dall'alto con la pioggia di Blade Runner, quello altro che primissimo piano, quello ti ha raccontato uno stato d'animo universale quasi. Poi arrivi sul primissimo piano, il primissimo piano ti racconta quello che dice, ma anche quello che sente, quello che prova. Quindi se lui, se andatevi a rivedere Lie to Me, se vi piace vedere serie televisive, in Lie to Me c'è Tim Roth che sbugiarda le persone guardando le microespressioni facciali. Questo ti fa capire che in faccia abbiamo un vocabolario intero di emozioni che, insomma, se poi vi va di perderci un po' di tempo, il linguaggio non verbale, vi accorgerete, contiene molte più informazioni della parola stessa. E dal primissimo piano passiamo alla matematica del video. Pierluigi, questo ci fa capire quando fai le slide all'ultimo secondo. Dal primissimo piano, senza... È tutto studiato, passiamo... No, è per rompere questa poesia che c'è stata tra noi finora. Passiamo alla matematica delle immagini. Allora, quando si parla di un... Come? Devi farla un po' tu. Allora, quando si parla di un Full HD si parla... Questo è uno schema, chiaramente, non è una dimensione reale di Full HD. Fondamentalmente la differenza che c'è tra il video e la carta è che la carta ha un supporto materiale fisico. Cioè, se io vado da Media World e compro una stampante, mi vendono una stampante che stampa i fogli A4. L'A4 è un foglio di cui non devo sapere la lunghezza dei lati in centimetri, perché lo standard A4 mi dà la garanzia che quella stampante andrà bene con tutti i tipi di carta che trovo al supermercato. Ok? Gli standard sono qualcosa che l'uomo si è inventato per mettersi d'accordo e per produrre in massa apparecchiature tecniche. Ok, quindi quando sentite parlare di HD, in realtà l'HD è una convenzione che ci permette di andare nel solito supermercato a comprare un televisore e fare in modo che quel televisore riesca a vedere, a farci vedere tutte le immagini girate con quello standard. Ora, il video che voi vedete qui, queste... Vediamo se... Mazza, questo è un proiettore di altissimo livello. Di solito i proiettori, quando vi avvicinate... Quando vi avvicinate tanto al... Alto livello, si confermo, lo rubiamo. Da parte, grazie. Quando vi avvicinate allo schermo di un proiettore, allo schermo di un televisore, lo vedete benissimo, io ogni volta mi incanto così, poi sto facendo di nuovo, i video wall, i LED wall anzi, ormai si chiamano LED wall, perché sono una serie di LED, gli schermi grandi. Quando vedete uno schermo grande, lo dovete fare. Mi mandate una foto su Instagram e dite guarda l'ho fatto, vi avvicinate, vi accorgerete che l'immagine è formata da una serie di puntini che in alcuni casi vi accorgerete hanno tre impulsi luminosi, uno rosso, uno verde e uno blu. Questa è la sigla RGB. Il fascio di luce bianco che vedete qui ad esempio li somma tutti e tre al massimo livello, cioè prende il rosso, lo spara a 1000, il blu lo spara a 1000, il verde lo spara a 1000 e esce fuori il bianco. Ok? Che poi è quello che il sole ha sempre fatto in silenzio senza inventarsi gli standard e che noi abbiamo scomposto con i prisma. Quindi se avete un'altra, vi volete togliere un altro sfizio, compratevi un prisma su Amazon, sparateci dentro una luce e vi accorgerete che la luce, al contrario, la luce bianca viene scomposta in tre fasci di luce, uno rosso, ma poi lì è un mondo perché non è solo rosso, verde e blu, ma c'è il ciano, il magenta e il giallo, eccetera eccetera, e poi insomma c'è tanto da perderci tempo, capisci? È quella la cosa. Poi un passo alla volta. RGB, i pallini di cui parlavo prima, queste lucine che compongono l'immagine si chiamano pixel. I singoli pixel che compongono l'immagine, cioè lo standard è dato dalla lunghezza di solito del lato verticale. Quindi quando voi leggete Full HD 1080, in realtà vi state riferendo ad un rettangolo che ha 1080 pixel sul lato verticale
per 1920 sul lato orizzontale. Ok? Quindi quando andate a comprare un televisore e il commesso vi chiede: ma che lo vuoi, Full HD o 4K? Voi gli rispondete di solito 4K. No, voi gli rispondete: lo voglio grosso. Quello in offerta. Ah, tu quello in offerta. Di solito sì, le cose sono: quello più grosso che c'hai che costa meno di tutti. Cioè questa è la cosa, perché poi... I pollici, quando... Questo è consigli per gli acquisti praticamente. Comunque la lunghezza in pollici in realtà vi misura la diagonale e ve lo dà in pollici, perché gli inglesi sono un popolo che misura il mondo in piedi e pollici. Poi noi invece abbiamo inventato il sistema metrico decimale. Comunque i pollici raccontano questa lunghezza, ma il formato Full HD è 1920x1080, che vuol dire che a parità di 55 pollici, il vostro 55 pollici, quindi di dimensioni fisica dello schermo, il vostro televisore può essere Full HD o 4K. Quindi se il Full HD è un rettangolo formato da 1920 pixel per 1080, il 4K è un rettangolo formato da 3840 per 2160. 1080 per 2 quanto fa? 2160. 2048, no scusa, 1920 per 2 quanto fa? 3840. Questo che vuol dire? Che se dall'iPhone 6S in poi voi potete girare video a una risoluzione di 4K, vuol dire che potete girare dei video così grandi. Se trasmettete in Full HD avete la possibilità quindi di ritagliare la vostra figura intera, ad esempio, a una mezza figura o a un primo piano. È chiaro? Mantenere una risoluzione. Perché vi spiego i formati? Prima per Luigi vi parlava della Mevo. La Mevo camera è una camera che gira in 4K, l'ultima versione. Sì. Gira in 4K. Dal 4K la Mevo vi va a fare la regia. Cioè che cosa fa? Vi scompone il 4K e vi dà la possibilità di posizionare il rettangolo dell'inquadratura nella porzione che dello schermo vi interessa. Ok? Questo lo fate con la Mevo, ma potete farlo chiaramente anche... Ciao Lorena. Lo potete fare chiaramente anche quando girate i video con la vostra intervista che non è in diretta. Ok? A maggior ragione però, se fate una diretta, sappiate che un sistema che vi gestisce il 4K probabilmente vi potrà dare prima o poi, o già adesso nel caso della Mevo, la possibilità di ritagliare le porzioni. Vi è chiaro questo? Vi vedo un po' perplessi. Di zoomare senza perdere di risoluzione. Perfetto. E quindi di zoomare, grazie Federico. E quindi di zoomare senza perdere di risoluzione. Perché? Perché se questo rettangolo del Full HD, che è la definizione, vi ricordate il video del cane? Qualcuno di voi ha detto: ah, la definizione fa schifo. La definizione è il numero dei pixel. Fa schifo probabilmente perché è stato zoomato, ad esempio, l'inquadratura. Quando zoomiamo l'inquadratura stiamo spappolando l'immagine. Quindi non c'è più un pixel che corrisponde a ogni pixel, un pixel girato che corrisponde a un pixel proiettato, ma per quel pixel girato abbiamo occupato due pixel proiettati. Non so chi ha detto, prima lui è stato contemporaneo. Volevo chiederti, fatele insieme. Se il rettangolo lo puoi decidere tu dall'app dove metti. Sì, sì, sì. Su Mevo sì. Su Mevo sì. La remoti dallo smartphone e sullo smartphone ti scegli. Le... Sì. Lo sposti dove vuoi. Pum. Addirittura tu ti fai delle inquadrature predefinite e poi te le tappi, no? Cioè le vai a toccare e puoi fare il giro. Sì, sì. O puoi fare in due modi: o te le definisci e poi fai la regia come faresti in uno studio, con due camere. Oppure te la puoi fare anche live, cioè in alcuni casi puoi fare i movimenti di camera. Una cosa, Enrico, che volevo aggiungere su questo, visto che ci siamo, vi dico a quanto si streama sui social, no? Allora, Facebook vi consente oggi, a tutti, consente di streamare a 720, quindi a
1280x720, no? HD ready, diciamo così. Twitter consente di streamare a 720, YouTube consente di streamare a 1080. In realtà su Facebook, utilizzando alcuni sistemi molto professionali, si può streamare anche a 1080, però diciamo per noi comuni mortali 720, così almeno sapete anche già. YouTube 1080. Ma se tu lo metti invece un video che tu fai da 720, monti un master, lo monti e poi lo esporti con 720, hai problemi poi di mettere YouTube a 1080, cioè si sa la qualità, cioè nel momento in cui tu monti il pezzo e scegli la formula del 720, giusto? Sì. E lo metti su Facebook, lo metti su quello che ti pare, però poi lo vuoi mettere anche su YouTube. Cioè la qualità si depaupera? Io sto parlando di diretta, Cioè la diretta YouTube ti permette di farla a 1080, okay. Tant'è che per esempio, no, a volte ci si trova a fare questo ragionamento qui: se io devo andare in diretta su Facebook e so che devo andare in diretta per forza a 720, ok, io la telecamera come la imposto? A 1080 o a 720? Ti spiego almeno questa, poi Enrico mi dici se è giusto. Sì. Se io l'ho imposto a 1080, l'ho imposto a 1080 perché magari mi serve il girato dopo, no? E quindi mi serve in alta qualità per ricaricarlo on demand o fare dei tagli e caricarmi dei contenuti. Ma se io faccio fare l'operazione di codifica dal 1080 a 720 a Facebook, la mia qualità d'immagine viene degradata. Esatto, cioè cerchi di fare una cosa migliore ma in realtà l'hai peggiorata. Quindi è meglio fare la se non ti serve il girato, cioè se ti serve il girato in alta qualità, allora tu dici ok, pazienza, io mi accetto la compressione che mi fa Facebook o chiunque altro, devo andare a 720, però almeno ho il file originale a 1080. Se invece io so che quella conferenza io la mando soltanto in diretta e non mi servirà più poi il girato, allora io parto già dalla telecamera a 720 e non faccio compressione. E certo, la diretta lo decidi, certo, l'impostazione della camera la decidi prima. Allora, ricambello, vi dico, chi fa il passaggio tra la ripresa fatta dal sensore dello smartphone e quello che si vede sullo schermo finale? Il problema è, se io fornisco a Facebook un flusso 720 linee, ovviamente Facebook non introduce nessuna modifica, prende il flusso da 720 e lo mette a disposizione. Il problema però è che il flusso che io fornisco a Facebook da 720 linee è fatto dal mio smartphone. Quindi in realtà lo smartphone, che usa un sensore che è sicuramente più risoluto di 720 linee, al suo interno passa da 5 milioni a 720. Quindi la qualità dello smartphone influisce sul risultato finale. E per questo, scusate, finisco subito, è per questo che io prima ho detto in fondo è meglio 1080, perché innanzitutto voi vedete davanti a voi che tutti i formati da 1080 in poi, quindi 4K e 8K, sono utili, mentre invece 1280x720 no. Questo significa che io posso facilmente passare da un formato come 8K o 4K a Full HD 1080 pixel, perché è multiplo, è moltiplicato per 4, mentre invece la risoluzione 720 non è un quarto di 1080. Quindi bisogna vedere come lo smartphone diminuisce la risoluzione del girato, che in realtà è sempre quella alla massima risoluzione del sensore che sta dentro il telefono.
Quindi io tutto sommato rimango dell'idea che in fondo avere un video 1080 sia più facile, perché poi anche gli algoritmi di compressione sicuramente funzionano meglio. Su Facebook no. Su Facebook... No, io guarda, te lo posso dire per esperienza diretta. Se esci 720 e invece se fai fare all'algoritmo la compressione... però un attimo, no, devo scusare, io sono molto tecnico, per cui... sono molto rigoroso, anche perché se non sei rigoroso poi si fa confusione. La compressione è una cosa, la risoluzione è un'altra. Nel video del cane quello che noi vediamo, che dà fastidio, che sembra sgranato, non è la risoluzione, è la compressione dell'algoritmo M3. Sì, ci arriviamo, è la slide dopo. Quindi come diminuisco le linee? Se passo da 4K a 1K, perché poi alla fine Full HD è 1K, no? È un quarto della superficie. È facile, di mezzo il numero di linee, il processore fa un lavoro zero, quindi sicuramente, per dire, il telefono scalda meno, sono meno batteria, sicuramente va più veloce tutto. Se invece passo da 4K a 720 le operazioni matematiche sono di più e devo fare una scelta, quale linea scarto? La prima, la terza, la quinta, la sesta? Allora, fine. Cioè, non, cioè, scusami ma va a finire che poi gli altri si annoiano. Però fondamentalmente è l'imbuto, no? Cioè quando facciamo una diretta fondamentalmente ci abbiamo un imbuto. Cioè l'imbuto è dato da quanta roba metto, chiaramente non potrà andare tutta nell'aria e arrivare dall'altro lato. Questa è la è poi alla base di quello che stiamo dicendo. Comunque, questa cosa qui... Prima, sempre per rispondere a finestre aperte da Pierluigi che mi invitava a chiudere, il PAL è il formato storico che abbiamo inventato in Europa ed è formato da 25 fotografie al secondo, 25 fotogrammi per secondo, perché è legato alla corrente elettrica europea di 220 volt. Negli Stati Uniti e in Giappone, in cui hanno la corrente a 115, si utilizza l'NTSC che utilizza appunto 30 fotogrammi al secondo. Ok? Questo per darvi, per chiudervi un po' di finestre che abbiamo lasciato aperte. Qui torniamo a quello che, di cui parlava anche Federico prima. Ogni file che noi andiamo a creare è una scatola e la scatola contiene un codec, una compressione, un linguaggio. Quindi avevano ragione entrambi fondamentalmente, sia Pierluigi che Federico. Chiaramente poi nel caso specifico si andrà a vedere qual è il problema della singola operazione che stiamo facendo. Fondamentalmente un formato è una scatola che contiene dei codec. Un MOV può essere ad esempio un H264, un H265, un ProRes, un MP2, un MP3, un MP4 e un Windows Media Video, formati anche obsoleti, perché poi queste scatole col tempo poi vengono sostituite da altre scatole, però diciamo che se avete un iPhone fondamentalmente quando fate una qualsiasi operazione legata al video state creando un MOV e dentro questo MOV ci state mettendo molto probabilmente un H264 se è un iPhone prima del 7 o dell'8 se non sbaglio, e dal 7, l'8 in poi, ma forse con gli aggiornamenti pure potrebbe essere arrivato sì anche in quelli più vecchi. No, i Samsung non mi ricordo, fanno dei, no, sempre dei MOV, c'hanno un altro, un MP4. Il Samsung probabilmente vi fa un MP4 e dentro ci può mettere comunque un H264. L'H265 non credo che lo gestisca ancora. Però ci può mettere sicuramente un ProRes, un MP2, un MP3, insomma queste sono scatole e questi sono i codec. Gli strumenti chiaramente un tempo erano questi, tuttora sono questi, perché poi la tecnologia si evolve, ma poi tendiamo tutti, come dicevamo prima, alla RED e alla Reflex. Però in alcuni casi si alleggeriscono, quindi questo è parte di quello di cui dovevamo parlare ieri con Nico, poi ieri insomma stavo a rovigo come ben sapete, e
insomma ve ne parlo un po' oggi. Ci sono un paio di soluzioni che potete fare per avere un audio leggermente migliore, e cioè dotarvi di alcuni accorgimenti. La soluzione numero uno è utilizzare gli auricolari. Utilizzando gli auricolari, come ben sapete, questo è il microfono, prendendoli in un certo modo potete farne un microfono, ok? Li impugnate in modo da tenere le due cuffiette in mano, questo va al cellulare e con questa soluzione, più lo fate in maniera ordinata, meno sembrate dei cialtroni. È un microfono, quindi questo è già un microfono. Quando ricorriamo a questo microfono, chiaramente, quando la situazione che stiamo raccontando è particolarmente caotica, ci sono persone che urlano, c'è un mercato, ma vogliamo sapere quanto costano i pomodori in questo mercato, ci avviciniamo in questo modo. Quindi il pescivendolo accanto sta urlando che c'è il pesce fresco, ma il fruttivendolo riesce comunque a dirci a quanto vende i pomodori. Ok? Sì, questo lo usate proprio come fosse un gelato, ok? E questa è proprio la soluzione, è la numero zero. Cioè, questo è il massimo del telefono. Chiaramente, poi il limite vero del mobile è che siete da soli. Quindi col tempo vi accorgerete che per migliorare paradossalmente ridiventerete tanti, no? Però è quella la cosa figa, cioè perché poi in realtà tutti vedono sempre l'evoluzione e si spaventano, dicono ah c'è una cosa nuova, perché poi in realtà le cose cominciano col solista, col pioniere, perché poi fondamentalmente è uno che cerca di sperimentare e difficilmente trova qualcuno che gli va appresso. Ma quando poi vi rendete conto che da uno siete diventati in 10, queste cose potete cominciare a farle con una squadra, ok? Comunque, soluzione numero 0, gli auricolari. Il doppio telefono. Avete due telefoni? Paradossalmente ormai tutti hanno due telefoni, perché ne cambiamo uno l'anno, ok? Un telefono. Oppure è un buon motivo per non buttare il vostro vecchio telefono. Lo utilizzate come recorder, lo mettete nel taschino. Come se, il problema di questa soluzione chiaramente è che non tutti hanno una camicia col taschino. E ovviamente che non si può utilizzare per fare diretta. E non si può utilizzare per fare diretta, perché in questo caso qui, quando lavorate così, state lavorando come si fa al cinema, quindi con un chuck. Questo riprende l'audio e questo riprende il video, ok? Per la diretta è poco, a meno che voi non trasmettiate l'audio su una piattaforma e il video su un'altra, insomma, alla fine le soluzioni si trovano, ma ve lo sconsiglio, Pierluigi non lo farebbe. Di diverso tipo, perché in realtà quello che ci interessa, sì, questo è il registratore. La stessa cosa, infatti, può essere invece del doppio telefono, qui ci può essere un registratore, uno Zoom, un Tascam di quelli da 30 euro, ok? Però cominciate a curare di più l'audio del video, quindi registratore col chuck per forza, se no impazzite. Allora, il chuck come si fa? Andate da Tiger e spendete questa cifra per comprare un chuck. Questa è una soluzione. Oppure andate sul sito dell'associazione Filmmaker. Aspetta, qui ci arrivo. Andate sul sito dell'associazione Filmmaker e vi comprate quello che noi abbiamo più che brandizzato. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la possibilità sul chuck di scrivere col pennarello, cioè abbiamo fondamentalmente plastificato il chuck e quindi potete anche scriverci sopra. Terza soluzione, me la fate voi, quella da poveri, ma in realtà è quella più pratica, ok? Il chuck in realtà è un'immagine a cui corrisponde un suono,
il suono di due mani che si incontrano, cioè, questo sembra una cosa zen, no? Il suono di una mano. Quanto sei poetico. Il suono, meno 5. Il suono di due mani produce un picco audio, e quel picco audio è il punto in cui voi andrete a sincronizzare la traccia audio con la traccia video. Fate attenzione, perché qui se girate a 30 fotogrammi o a 25 fotogrammi, insomma, se non girate con a 48 kHz l'audio, potreste avere dei problemi di sync lo stesso. Quindi quando fate questa soluzione, l'audio, lo standard è 48 kHz, ok? Ricordatevelo, su questo non ho una slide perché lo davo per acquisito. 48 kHz, in alcuni casi va bene anche il 44.100, anzi se usate Filmic e impostate l'audio a 48 kHz, probabilmente KineMaster a volte non ve lo riconosce, quindi insomma fate un tentativo sempre. Se sapete che dovete girare e montare un video con KineMaster, fate prima una prova, perché non è detto che KineMaster vi legga quello stato. Altra soluzione su Amazon, da Sabatini, dalla Plaga, dove volete, insomma, comprate un Rode Smart Lav. Lo Smart Lav è un collarino che si attacca alla giacca della camicia della persona prima mi hanno chiesto durante la video walk: ma che microfono devo comprare? E io gli ho detto: parla al plurale, perché fondamentalmente i microfoni ne servirebbe uno per ogni situazione. Con questo qui ci fate appunto delle interviste. La Vox al mercato la fate col gelato, che è la soluzione, il gelato, questo proprio il termine tecnico è gelato, così come il pelo che trovate sui microfoni per attutire il vento si chiama gatto morto, ok? Cioè, sembrano termini così fantasiosi, ma è così. Questo lo fanno anche doppio. Oppure o lo prendete doppio, oppure ci sono degli sdoppiatori, ok? Poi qui voi andate in un terreno, cioè man mano che aggiungete, tornando a quello, ma come si comincia? Paradossalmente siamo in un terreno talmente nuovo che probabilmente qua in mezzo, il gatto morto, famoso gatto morto, qua in mezzo, e anzi non ti nego che tra quelli che abbiamo avuto di fronte, molti si stanno inventando soluzioni a cui noi non avevamo pensato, capito? Quindi è un terreno talmente nuovo che se voi trovate un aspetto che vi interessa, non si sa neanche bene per quale motivo, e insistete su quella cosa. Io guardo Stefania perché lei sta facendo delle cose, e io assicuro che voi ci siete dal giorno zero. Stefania è una che sta cosa gli sono brillati gli occhi da subito, l'ha fatta sua, e domani sera fa un seminario al magazzino Scipioni e ci racconta che cosa ha fatto negli ultimi anni, ok? Quindi è questo che vi dico, cioè è un terreno talmente nuovo che anche, cioè noi stiamo, il festival lo ripeteremo finché ci saranno esperienze nuove da raccontare, cioè le edizioni di quest'anno rispetto a quelle dell'anno scorso ci ha portato Stefania, ci ha portato Natalia che nel frattempo è andata a fare dei documentari, insomma, strillante. Tutti quelli che c'erano l'anno scorso ci sono quest'anno, ma nel frattempo hanno fatto talmente tante cose, perché poi perché ci incaponiamo sullo smartphone, e qui torno, mi devi dire il tuo nome così ti citerò nei prossimi no, Fabio. Fabio dice la manifestazione, questa è una telecamera, però fondamentalmente è un linguaggio questo che con lo smartphone la curva di apprendimento è inesauribile rispetto a imparare a fare video con la videocamera. Cioè voi lo smartphone ce l'avete talmente tanto appresso, talmente tanto davanti agli occhi continuamente, che se invece di giocare a Candy Crush o a Razzle, perché siete giornalisti quindi ci avete no, Candy Crush non dicevo, Candy Crush comunque, giocando a fare le inquadrature nel giro di un mese, ma io vi assicuro che l'apprendimento è enorme,
cioè la, il miglioramento, il margine di miglioramento c'è. Rode, radio microfono, questo rimane attaccato al, al cellulare, che poi sono anche questi qua. Questa è la versione precedente e questa è l'ultima versione, è sempre mini jack. Uno è un trasmettitore e l'altro è il ricevitore, quindi a questo voi attaccate il, la clipina, ma anche potete attaccare un gelato. Sì, funziona nel wireless. Sì, sì. Si può attaccare anche un gelato a questo? Sì, sì. Questo, ma non c'è, mi pare che sono 200. Questo qua mi sembra di ricordare che costava 190 o 200 euro. Un terzo del semestre. E quello, questo qua, credo che costi forse qualche decina d'euro in meno di 200. Questo va bene anche per la diretta, eh? Assolutamente sì. Cioè, anzi, il consiglio che io darei a chi mi chiedesse ma che microfono devo comprare per fare diretta cominciando oggi, io gli direi, ok, io non l'ho usato ancora, cioè è una roba che anzi forse con Nico proveremo nei prossimi giorni, perché Rode è stato sponsor e ce ne ha mandati alcuni. Però questa è una buona soluzione, leggera, cioè questo veramente lo tenete in tasca. Cioè guarda, se posso Enrico, la differenza tra questi qui e quelli che vedete è che questo qui ovviamente lo dovete attaccare a una clipina, no? Un lavalier con il jack, e questo lo mettete in tasca a chi intervistate. Quello lì invece è direttamente un microfono, dietro c'è una clip, quindi lo attaccate qui ed è già quello un microfono, ok? Così è così, la foto è a grandezza naturale. C'è un furgone, no, è piccolo, molto piccolo. E mandate l'audio addirittura con questo attaccando, io almeno lo facevo col Sennheiser, attaccavo, se attacco, faccio qua ultimamente, ma attacco il trasmettitore all'uscita del mixer, io sto parlando col microfono, quindi il miglior audio che potrei ottenere dovendo fare la diretta, ed è quello che sta facendo non so il nome, ma Pierluigi, come? L'operatore. Ah, tecnicamente, genericamente Francesco, è Francesco. No, non è vero, però è Francesco. Francesco. Tanto non lo conosce nessuno, dai. Francesco. Io non ho mangiato il microfono per il gatto. Quello è un microfono direzionale, non so se ce l'avevo nelle. Eccolo qua, per esempio, questo qui è un microfono direzionale. Tra tutti io vi consiglio il video micro o questo qui. Questo chiaramente va solo sui vecchi telefoni che hanno ancora il mini jack. Eccolo qua. Il gatto senza il morto, ma è questo. Con e senza gatto, esatto. Questo è sempre di Rode, sì. Questo qua. Esatto. Questo qua, ah, è una bella sta soluzione. Mia, AliExpress, 3 mesi e mezzo dalla Cina. Non ho dovuto comprare 100, però ce l'ho messo. Li vedi anche. Lavalier non è un radio microfono. Il lavalier, no, il lavalier è solo la spilletta. È quello che ha attaccato a un radio microfono. Sì, certo, di solito si attacca a un radio microfono, perché l'alternativa è avere il lavalier col cavo. Il lavalier è solo un microfono. Sì, per lavalier tecnicamente lavalier è il lavalier. Cioè è il cavalier, insomma, quello che l'altro giorno, eccolo, mi è venuto a ridere, la pulce. Questo qua. Attaccato a questo qui, cioè, si attacca mini jack direttamente al telefono, ragion per cui c'erano anche delle avevo messo le prolunghe, quindi se avete solo il lavalier ci attaccate una prolunga di 2 metri e attacchi questa al telefono, e poi però c'è il filo, quindi se stai al mercato, la situazione di prima, devi intervistare il banco della frutta, sicuramente ci sarà qualcuno, te lo assicuro, sempre così, che deve passare proprio in quei 40 centimetri di spazio tra te e l'ortolano. Altrimenti quel microfono lo attacchi al ricevitore che ti abbiamo fatto vedere prima, e il wireless trasmette all'altro ricevitore, semplicemente. Vari accessori,
insomma, poi vedete come la regola numero uno, ve l'avevo detto all'inizio, usate il telefono per fare i video ma non utilizzatelo come se fosse un telefono, fondamentalmente questo poi è... vabbè, qui c'è tutta un pippone tecnico su TRS, TS, fondamentalmente se utilizzate dei microfoni esterni ricordatevi sempre che il vostro, ce l'ho qua, il vostro telefono ha un tipo di connettore di questo tipo, cioè ha tre punti, canale sinistro, canale destro, questo può essere il microfono e la terra, o viceversa, insomma, poi queste sono cose su cui mio padre si divertiva, si diverte e si divertirà sempre quando fa le saldature, e qui avete di solito invece per le cuffie, per i microfoni e le cuffie soltanto canale sinistro e canale destro. Quindi qual è il discorso? Se comprate un microfono, che a meno che non sia il lavalier di prima, dovete dotarvi anche di un adattatore, ok? Questo era per esaurire l'argomento. Io qua c'avevo ancora luce calda, luce fredda, i tagli di luce, le regole di composizione. Doveva durare 12 ore questo. Sì, regola dei terzi, le vediamo solo, posso fare, c'ho tempo per fare regole di composizione. Regola di composizione, piazzate gli oggetti interessanti nell'intersezione della griglia. Questo lo attivate sul vostro coso, si chiama griglia. Questo è Apocalypse Now, è il modo in cui Storaro usa la regola dei terzi. Ed è il modo in cui poi al montaggio hanno pensato di utilizzare la risonanza incrociata. Le linee di fuga, utilizzate le linee come in questo caso. Poi chiaramente se c'è anche un soggetto vestito d'arancione lo mettete sul prato verde e delle persone con gli ombrellini, fa tutto ancora meglio, ok? Le linee convergenti piacevano tanto a una persona, che a un regista che piace tanto anche a me, che è Stanley Kubrick, Shining 2001, Odissea nello spazio, eccetera. Le diagonali vi aiutano a dare movimento, quando utilizzate le diagonali date l'impressione che ci sia movimento nella scena. Questo chiaramente nella diretta, queste regole di composizione c'entrano anche poco, però insomma fare un'inquadratura vuol dire sempre fare un'inquadratura, sia che stiate raccontando un film che raccontando una persona che parla dietro a una scrivania, insomma, quindi cercate di rispettare. Le diagonali ci sono utili se facciamo Star Wars, ma in alcuni casi se vogliamo fare un'inquadratura dei relatori da qui. Okay. La famosa seconda camera, no? Di cui parlavamo, camera centrale e una diagonale. La diagonale ci dà movimento, motivo per cui Tim Burton, il personaggio che viene risucchiato nel tubo, lo fa, il tubo attraversa lo schermo in diagonale, c'è più spazio, no? Piuttosto a fargli fare una linea retta. E infatti il tubo continua anche nell'inquadratura successiva. Le cornici, utilizzate le cornici naturali come porte e finestre. Pensateci, magari può essere un'idea fare un'inquadratura della sala regia. Utile? Non lo so. Vi è utile? Anche da una finestra. Vi è utile? Oppure dalla, io poi porte e finestre, qua abbiamo detto porte e finestre, ma in realtà anche la quinta, c'è stata in platea, le teste nere delle persone che avete di fronte, ok? Inquadratura con le teste delle persone. Tarantino, Inglourious Basterds. Oggetti in primo piano, oggetti sullo sfondo. Contrasti di luce e ombre, ok? Questo ve lo dico perché poi quando fate le dirette di solito vi trovate in situazioni di luce che non potete controllare. C'era il fotografo della serata ieri che era disperato perché abbiamo la proiezione arriva fino a qui e ogni tanto le persone andavano mezzo in ombra, quindi dovete comunque portarvi a casa la foto. Abbiamo visto le foto e sono molto molto belle. Bravo, molto bravo. Contrasti di luce e ombre. Riempite sempre il fotogramma. Questa è una regola numero 6, ma in realtà per me è una regola che dovete applicare sempre. Cioè non fate inquadrature
in cui ci sono cose vuote, cioè quello che dico sempre, fate finta di essere dei pittori, se commissionate a un pittore un quadro per riempire uno spazio, il pittore il quadro lo riempie, non vi lascia una parte della tela in bianco, ok? Parimenti il pittore ogni cosa che va a dipingere fisicamente la va a creare, la va a tracciare, la va a campire, ci mette del tempo. Voi che non dipingete con la luce, se non, cioè è la luce che dipinge per voi, voi la incorniciate, quando create la cornice escludete le cose che non raccontano, la bottiglia d'acqua, tornando all'inquadratura di Pierluigi che parla, la bottiglia d'acqua è una costante di ogni conferenza stampa. O convegno. Ok? Sappiamo benissimo che acqua bevono ogni volta che guardiamo la diretta. Di qualsiasi... Lei. No, perché la stessa è il motivo per cui poi in maniera astuta avevamo fatto il gadget del rosare al tormentone. Avevamo pensato al gadget della bottiglia, perché abbiamo detto così, togliamo l'acqua lete e poi lo stiamo facendo comunque. Togliamo tutte le marche di acqua. E in tutte le foto, le dirette, i video. Ci sarà il brand Moggio Italia. E vabbè. Grazie a chi non ha stampato le bottiglie. C'entra l'occhio dominante. Questo è un gioco divertente che è sempre carino. Tutti noi abbiamo un occhio dominante. Come? Ho scelto un fotografo scarso. Sì, lui chiaramente è Steve McCurry. L'occhio dominante è il principio con cui Leonardo probabilmente ha dipinto la Gioconda. Che cosa dite tutti quando andate a guardare la Gioconda al Louvre? Toh, guarda, ci segue con lo sguardo. Toh, guarda. No? L'effetto di toh, guarda, ci segue con lo sguardo si ottiene mettendo l'occhio dominante al centro del fotogramma. Che cos'è l'occhio dominante? Di due occhi che abbiamo sulla testa, guardate un po', pensate quanto siamo furbi, ne utilizziamo principalmente uno. L'altro ci serve a darci la visione stereoscopica. L'occhio che lavora si chiama dominante. Ve ne accorgete, trucchetto numero uno, perché di solito è quello più affaticato, quindi se guardate una persona negli occhi vi rendete conto che ha un occhio che tende ad essere più stanco. Siamo in occidente, quindi leggiamo dall'alto verso basso, da sinistra verso destra, insomma, per semplificarvela, di solito negli occidentali è l'occhio destro, di solito, non sempre, oggi alla video work di solito non mancino, anche perché di solito è lo stesso occhio con cui scattate le fotografie, quindi vi accorgete, io no? Guardate di solito, poi se guardate con l'uno e con l'altro, complimenti, anzi il mio prossimo esercizio sarà portare una benda per, no, non sto scherzando, per far lavorare un po' di più l'occhio. L'occhio dominante determina una leggera simmetria, guarda, te la faccio rivedere, e questa leggera simmetria appunto dà la sensazione di sguardo. Il trucco in realtà per... vedi? C'è un occhio che è leggermente diverso. Anche qua, guarda. Ok, è quello più attivo. Poi non è detto, magari uno ha un occhio dominante troppo stanco, però in realtà centrandoci, non sto parlando di qual è il mio profilo migliore, attenzione, quello è un altro discorso. Quello è un'altra cosa che quando lavorate in coppia, magari con c'è uno davanti e uno che fa le riprese, e si dice subito c'è un profilo che preferisci, e soprattutto le donne spesso hanno un profilo che preferiscono all'altro. No, questo lato no, sono brutta, poi magari sono belle da tutti e due i lati, però magari si preferiscono da un lato. L'occhio dominante lo individuate anche facendo questa cosa, puntate tutti su Alessandro, sul naso di Alessandro, il dito, se ti sentirai anche tu, proprio tu, puntate tutti col dito sul naso di Alessandro e poi chiudete prima l'occhio destro e poi l'occhio sinistro. No, dovete puntare il dito, Vai, dito. Come la scimmia accusatrice dei grifi. Cazzo se mi giro. Perfetto. Adesso chiudete prima,
un occhio quell'altro, vi accorgerete che il vostro occhio destro probabilmente ha fatto centro, quindi sta puntando esattamente la capoccetta di Alessandro, e il vostro occhio sinistro sta puntando probabilmente o Pierluigi o il computer, sì, no, Pierluigi. Poi passo 10 euro per ogni puntata di occhio. Questo vuol dire che l'occhio che ha centrato il naso di Alessandro è il vostro occhio dominante. Quindi se lavoro con Stefania e lei sta facendo un lancio e voglio che il suo sguardo sia perfettamente al centro dell'inquadratura, dirò: Stefania, qual è il tuo occhio dominante? E lei mi dirà che vuoi, e io dirò: punta un po' il dito qua, chiudi l'occhio destro, qua il sinistro, qual è quello che ha fatto centro? Oppure semplicemente la guardo e vedo che c'ha un occhio più stanco e dico: aspetta, e mi sposto. Ok? Sì, vabbè. Ma no, in realtà, poi questo è quando stiamo, in realtà tutte ste regole, e ve lo dirò alla fine, ve lo faccio dire da Steve McCurry, non ve lo dico io, voi potete anche non seguirle, cioè potete romperle, potete fare tutto il contrario, però il discorso è che in molti casi conoscere una regola vi dà la libertà di concentrarvi su altro, ok? Se voi sapete che tanto la composizione, anzi, prima della composizione i campi e i piani, cioè se voi sapete che per raccontare Stefania che parla a me serve il primo piano, io già mi metto qua, non mi metto a fare Stefania che parla da qua se lei sta seduta e non mi interessa raccontare la sala, e qui torniamo anche alla discussione, però il primo piano io vengo a fare qui. Poi per non impoverire il linguaggio, mi accorgo che lei quello che dice è importante proprio perché lo sta dicendo qua dentro, allora dico: aspetta Stefano, ripetimelo. E qui non stiamo parlando di diretta, e gli faccio ripetere quella frase con la sala vuota o con la sala piena, ok? Questo è un po' il giochetto, però sappiamo che qui mi dice qualcosa, qui la vedo nel contesto. Quindi la regola ci libera. Tornando a Stefania seduta sulla poltrona, ci vengono in mente i pattern e le ripetizioni. Le sedie di questa sala bellissima sono appunto delle ripetizioni, degli elementi che si ripetono. E la cosa migliore appunto è rompere queste ripetizioni. Ok? Qui chiaramente quello io avevo chiesto che a questo punto entrasse nella sala un uomo completamente verde che si sedesse qui sulle poltrone rosse, ma Nico Piro ce l'ha tagliato dal budget. Nico Piro ce l'ha tagliato. Comunque la ripetizione del pattern nella rottura, questo è C'era una volta in America, chiaramente deve essere funzionale al racconto, in questo caso loro incasinano i neonati per mettere in difficoltà e ricattare il capo della polizia di New York, sempre Tarantino, e questo è Shining, e qui il coro Shining. Ok? Elementi ripetuti, simmetrie. Oh, la simmetria l'ho saltata, vabbè, la simmetria è un altro. La simmetria chiaramente ci serve a comporre scene in cui c'è un equilibrio. Shining è tutto giocato su simmetria, rottura della simmetria, tutto simmetrico, ma qualcosa non lo è, l'uomo e la donna, no? Sono due esseri umani però diversi. Simmetria. 2001 Odissea nello spazio, anche qui c'è una simmetria e poi ci sono dei piccoli elementi che la rompono. Le regole sono importanti, ma abbiate il coraggio anche di romperle. Quindi è vero che queste sono regole di composizione che ci aiutano a non pensare troppo quando dobbiamo fare un'inquadratura, però insomma pensiamo ogni tanto anche a, cioè non pensiamo troppo ma un po' pensiamoci.
poi qui si apriva la parentesi della luce, perché poi quando andate in una sala la luce che trovate è quella che è, chiaramente noi vi abbiamo anche portato la soluzione ad alcune, in alcuni casi. Chiaramente la luce, una luce di taglio, non è una luce di questo tipo, questa è arancia meccanica, non ha niente di rassicurante. Ok, quindi se la vostra è una conferenza stampa su quanto è bello vivere in un mondo di mobile journalist plurale, non mettete una luce di taglio. Ok? Perché c'è, c'è un dramma, cioè tutta la parte nera di solito è quello che in sceneggiatura si chiama beat, la macchia tragica del personaggio, cioè un personaggio positivo che però ha una grande sofferenza interiore, è il meccanismo del cinema noir. Ok? Nico Piro. Una parola per tutte. Luce dall'alto è quella teatrale, e la luce dall'alto è molto diffusa. Non nel senso che è diffusa la luce, ma è frequente, cioè un tipo di luce che trovate spesso. La luce dall'alto vi dà una mano rispetto a quella di taglio, però in molti casi è, insomma, non è bellissima. Controluce. Il controluce, come quello di prima, è ancora più drammatico in alcuni casi, o semplicemente vi serve a delineare una silhouette. Quello è Hateful Eight. Qui addirittura è la luce di taglio di prima su Mastroianni che diventa addirittura un controluce senza quella che al cinema si chiama. Al cinema di solito si lavora con tre luci, la luce chiave, la key light, poi c'è la fill light, la luce di riempimento e il controluce. In questo caso ha lavorato soltanto con il controluce. La luce diffusa è una luce molto utile per far apparire le cose belle. La luce diffusa si ottiene non sparando la luce contro le cose e le persone, ma facendogliela arrivare riflessa. Quindi la sparo su una superficie bianca e faccio in modo che non gliela sparo così, ma gliela sparo così. Chiaramente la... Il gatto che... In questo modo abbiamo illuminato la faccia di Pierluigi, ma non l'abbiamo smarmellato e non gli abbiamo creato... Chi ha detto smarmellato? Bravissimo. Delineamenti. Vabbè, luce calda e luce fredda, insomma, qua si apre un capitolo interminabile. Ale. E... Usate i colori, ai colori sono legati i sentimenti. Per lui mi devi sparare, cioè sennò non... No, dobbiamo chiudere perché sono le 8:30. Ok. Allora direi, facciamo un set di domande al volo se ne avete e poi chiudiamo. Vai, domande? Qualcuno ha domande? Fate almeno una domanda se non continuo a parlare. Vai. Una soluzione non costosissima per fare per mixare, che so, in streaming un'immagine che può venire da un drone, quindi è un'immagine e immagini video che vengono da un'altra fonte che può essere un telefonino. Quella più economica che conosco io è Sling, che ti ho detto prima. Sling, sì. Dove però puoi andare a mettere dentro fonti di droni soltanto DJI, perché hanno una specifica con DJI, quindi tutto quello che arriva dai droni DJI lo puoi andare a importare dentro qualsiasi versione, anche il bello, sì, che è il più piccolo. Sì. Poi
domande, domande? Siamo per chiudere. Grazie. Vai. Lo streaming potrebbe essere utile per una manifestazione, per inquadrare la polizia se abusa del suo potere. Spesso se i film con telecamera arriva la gente per dire dammi quella telecamera e lo sequestro. Se l'ho mandato in streaming è già andato. Ma ci sono regolamenti che vietano lo streaming in manifestazioni dove c'è la presenza della polizia? No, sono le regole sono le stesse che varrebbero per una diretta televisiva, eccetera, eccetera. O comunque per il lavoro in generale di un giornalista. Le regole sono le stesse comunque, non è che perché streaming cambia. Ok, altro? Va bene, allora noi vi ringraziamo e vi lasciamo con René Ferrenti perché comunque la qualità, diciamo, ci ha ampiamente rotto.